Oh, lo ricordo. Il calore dei clienti. Le serate rumorose. Sblumbo. La mia locanda. Canti e balli. Se c'è qualcosa che ho sempre adorato è far divertire le persone che si riunivano. Per i motivi più disparati, sblumbiani con il ping al massimo, guerrieri, mercenari che cercavano nella nostra ridente terra un po' di fortuna. Joel, che veniva a bagnare la punta, oh sì, dopo ogni allenamento. Era mio grande piacere servire lui. Come tutta Sblumbo intera, perché pavido potevano chiamarmi il giorno, ma la notte, io ero la festa. I tortisiani avranno avuto anche le due lame, ma io avevo la ricetta segreta. E la mia birra ha fatto fortuna in tutto. Il regno. Chiunque la beveva, chiunque ci si ubriacava. Dentro e fuori le battaglie, si dice che persino qualche soldato la sorseggiasse prima di incrociare spade e flussi con il nemico. Quindi, questa sera, più frivola del solito, io brindo a voi, voci nella mia testa. Che quei tempi di spensieratezza ritornino! Viva Sblumbo! Viva la birra! Viva l'ordine aureo! 3, 2, 1, sigla! È piaciuto ciò che avete visto? Beh, è stato supportato da NordVPN ed Elgato. Si parte. Buonasera a tutti, amici videospettatori, e in particolar modo con un po' di etilometro elevato. Buonasera, maestro. Buonasera, che Ah, serata, no, stasera ci aspetta una serata storica in realtà, storica tonight is davvero. the night, Esatto, succede tutto. esatto.
per tutto. Creator come noi. Mamma tutto. Mia. Stasera abbiamo il lancio delle birre, sì. La challenge di Bandai. Mannaggia a te, mannaggia, l'ho vista. Sì, allora, poi ne parliamo. È stato si sì. Scende e si guarda Rani e con lei alcuni amici. Esatto, è vero, è vero. Ecco, quindi abbiamo tutto. Abbiamo il godo, abbiamo la birra, abbiamo la lore, abbiamo qualunque forma di masochismo tu condivida col tuo amico Miyazaki per la challenge delle 50 frecce. Oh, ragazzi, allora tu non l'hai ancora fatta vedere, giusto? Neanche una volta. Però è lì pronta. Hai scherzato. Ok, ok, perfetto. Ancora non la ancora non la sollevare, ok? Io qui sia sotto bicchiere, che hanno già visto nelle stories, sia... Ho entrambe le cose anch'io. Ecco, quindi prima li facciamo un pochino cuocere, perché così si collegano e ci sono tutti, perché mi sentirei in colpa a partire in fuorigioco prima che tutti quanti abbiano ricevuto la notifica e quant'altro. Ma intanto devo anticiparvi la cosa, diciamo, un pochino più fastidiosa, che vale solamente per questo lancio, quindi sì. Tranquilli, serviremo tutti, perché ogni buon locandiere, Pavlo insegna, serve chiunque abbia sete e voglia di birra. Ma oggi per il lancio, visto e considerato che difficilmente avremmo avuto una logistica attiva per un lancio più grosso, ci sono solo 400 casse in vendita, ok? Ovviamente 400 casse da 3 birre l'una. Quindi sì. Voi siete tanti, temo che qualcuno rimarrà secco, ok? Questo è il mio timore, poi magari non è così. Se dovesse essere, puntiamo già a farvene avere altre la settimana prossima, ok? Si comincia a fare ecco, noi puntiamo a questo, poi non so se riusciremo a farlo, ma ecco, non pensiate PlayStation style, cioè non è che ne mettiamo in vendita 400 ore le prossime tra 6 mesi, ok? Quindi esatto. Tranquilli. Altra cosa che già i ragazzi stanno dicendo, perché sono community ormai educate a queste situazioni, però anche se lo state già scrivendo in chat da me e sicuramente anche da Sablo, dico lo stesso, preparatevi, per certo manderete il sito in crash, ma non tanto sì. Per le visite quanto per gli acquisti. Quando i siti vengono messi sotto stress dal punto di vista proprio e-commerce, solitamente tendono a rallentare, quindi non saranno tanto le visite sulla landing page della birra quanto piuttosto le transazioni che verranno fatte, bellissimo, da tutti quanti voi. Eh sì, la PlayStation tra l'altro vende la PlayStation 5 di tanto in tanto, si dice questo, ragazzi, però ecco, al di là di questo, noi invece vendiamo la birra. Allora, dimmi, innanzitutto voglio dirti che sono super contento. Sono anch'io. Super contento, perché è un passo che abbiamo fatto insieme. Guarda, non soltanto è un passo che abbiamo fatto insieme. Da una parte esiste, cioè, da una parte ti posso fare una stupenda battuta che ricorderai. Cioè, della cui origine avrai memoria. Ossia, quanto tempo è che mi hai chiedevi e dai, porta una birra che ce la beviamo mentre giochiamo insieme? Tante volte. Ecco, ce la siamo fatta noi. Che è lo spirito esatto. Di questa community. Esatto. Lo dicevo, guarda, in una live di Hollow Knight. Ok. E lo dico anche a te, ma perché, guarda, sei stato tu ad anticiparmi. Il birrificio che abbiamo scelto per creare la nostra birra, che adesso presto avrà un nome e lo scoprirete, è un birrificio artigianale. Non siamo andati per la Marcona industriale e abbiamo scelto un birrificio artigianale, quindi una realtà... sicuramente più piccola, ma anche per questo certo. Forse più vicina a noi, a voi, perché cazzo, noi viviamo viviamo all'interno anche di videogiochi, di storie nelle quali ci sono sì. Questi fabbri che hanno gli antichi tizzoni con i quali sono allenati a forgiare spade per dei ma è meglio, bravo. E poi il fatto è vabbè. Allora, in questo siamo di nuovo un po' sorprendentemente, vista la inusualità della cosa, simili. Ecco. Le nostre community quindi lo sapranno quasi ormai meglio di noi, visto che lo abbiamo ripetuto, immagino, per tanto tempo, tante volte, quando ci chiedevano qualunque cosa da poter acquistare a nostro nome. In realtà non è un prodotto con il brand sopra, lanciato su un sito. Quando la vedranno e quando parleremo di quello che si è pensato, al di là del fatto che a me comunque
l'intimità di condividere qualcosa piace, quindi l'idea che si crei il gruppo della serata che beve insieme anche telematicamente a distanza è per me una roba gigante, sì, per me è sempre stata una ricarica di vita, una dinamo uscire con gli amici a bere qualcosa, quindi adesso si crea qualcosa di, magari sarà meno forte che stare davanti a un tavolo, però comunque c'è il sottile filo che collega, e quando la vedranno, quando ne parleremo un po' meglio a breve, non è semplicemente una birra da comprare col logo. No, in tante cose no. In tante cose no, e deve proprio per questo rispecchiare lo spirito di questa community che ci ha fatto quel bellissimo regalo dell'artbook. Ecco, noi giochiamo a tennis con voi e vi ridiamo indietro questa birra che è fatta con la stessa idea di essere proprio nostra, e in generale poi chissà, magari una birra proprio che identifica anche chi apprezza in generale la content creation sul web, perché poi alla fine i ragazzi seguono noi ma seguono anche tanti altri creativi, quindi insomma non voglio dire che questa sia la birra di Twitch, perché in realtà è la birra di queste due community, però sicuramente è una birra che verrà acquistata da tante persone che vivono YouTube, che vivono Twitch, che vivono le nostre piattaforme sulle quali lavoriamo. È vero, ne parleranno, è capito? E quindi insomma non vedo l'ora che questa birra possa essere bevuta magari anche insieme, come ci siamo promessi, a una bella fiera coi ragazzi. A un Lucca Comics, a un Games Week, io, te e loro, e un sacco di birre. Io direi, dimmi, che è arrivato il momento di farla vedere. Ok. Ti direi che dopo che l'abbiamo fatta vedere insieme al sottobicchiere, lanciamo poi il link. Il link, che ne dici? Sì. Facciamo il 3-2-1, vuoi fare qualcosa di scenico? Sì. No, sicuramente facciamo il 3-2-1, però dico prima la facciamo vedere e poi facciamo comprare, perché sennò ho paura che non ci ascoltino. E vanno a uccidersi sul sito. Allora, facciamola. Ah, io sono pronto. Facciamola vedere e parliamone un momento, dai. Ok, sì. Allora, e diamo il nome, ok? Solo il nome. 3-2-1 il nome, ok? Ah, quindi allora, ma la facciamo vedere? La facciamo vedere e ne diciamo il nome allo scadere del countdown e poi ne parliamo, ok? Quindi 3-2-1, tiriamo su la birra e diciamo solo il suo nome, ok? Ok. Ci stai? Ok, ok. Sei sincronizzato? E poi faremo il countdown del link, dopo. Ok, sono in full cam, guarda, sono andato in full cam io. Ah, ma io sono gigante. Ok, perfetto. Ok. Quindi sono due countdown. Uno per farla vedere e dire il nome, e in futuro, dopo che ne abbiamo parlato... Per il link. Perfetto. Solo il nome, d'accordo? Che tanto li farà morire dal ridere. La facciamo vedere. Sì, mentre la facciamo vedere. Perfetto, d'accordo. Siamo le persone peggiori per organizzarsi per questa cosa, ok? Sì. Ma ce la faremo, ok? Io sono il più maldestro dell'universo, ma ce la faremo. Io andrò in plus ultra per la nostra birra, per te, per queste community questa sera. Ma guarda, con il nome che le è stato dato, vabbè. Ok? È meraviglioso. Allora, sì, io pronto. La ho tra le mani. Anch'io, ma è occultata. Anche per me. Ok. Ok. 3, 2... Uno, sip. È la sip. Bisogna Signori, sippare insieme, ragazzi. La estussiana sip, griffata. Guardate com'è il modello. È molto estussiano. Guardatelo da lontano. Guardate. Vicino. Sip. Aspettate che mi copro perché il logo è orgasmico. Sip. Sì. Sì. Per una sippatina, per l'appunto... Estussiana, esatto. Guardate che forma estussiana, la sippatina epica, esattamente ragazzi. È la sippatina, ragazzi. Finalmente la sippatina è canon, la faremo tutte le live. Sippatina? Sippatina. Sì, esatto. Allora ragazzi, questa è la sip che nasce dalla collaborazione di tantissime persone. In primis ovviamente da un'idea mia e di Mike, e poi da un supporto di tantissime realtà, penso a Arcadia,
che è grazie a Gravier del Ride, penso Arcadia, il mio management che ci ha aiutato dal punto di vista proprio burocratico e tecnico, il super supporto anche del tuo, ovvero di Grow Up Network, quindi sì. Due anche management che si sono uniti per questa, e infatti sono entrambi, guardate sull'etichetta, i loghi di Grow Up e di Arcadia, quindi dico il vero ragazzi, e intanto potete vedere, se la vuoi far vedere anche tu, la gradazione, sono 5 gradi e 2, quindi è una birra, diciamo, che dice il suo, ed è una cold IPA. E ovviamente grazie anche a Art of Soul, che si è occupato del logo, del tappo, che guardate è griffato anche lui, non so se l'hai fatto già vedere. Ho fatto un bel giro, ho fatto un... Anche la sippatina pazza, esatto, anche il tappo l'abbiamo fatto vedere. E inoltre Art of Soul, Claudio si è anche occupato dei sottobicchieri che vedrete tra poco. Per quanto riguarda la birra mi prendo il, come dire, compito di doverla un attimo descrivere. Cold IPA, quindi è una birra che entra nello spettro del gusto amaro, come tutte le IPA, se conoscete le IPA, insomma, ha un sapore simile alle altre IPA che avrete bevuto, ma vi assicuro che comunque è unico, perché il birrificio Darf che ci serve fa birre veramente che non ho bevuto mai da nessuna parte. Tra l'altro oggi faremo il brindisi, io me la bevo con voi questa. Ah, ma l'ho aperta. Ecco, a posto. No, io ancora no, perché ne ho una... Questa è quella calda, ne ho un'altra di là. Ah, ok, guarda, sta freddando. A che livello di nerd siamo? Io ho aperto la birra con un apribottiglie di Claptrap. Ah, invece... perfetto. Cold IPA, quindi birra estiva, si può bere e si berrà in ogni momento dell'anno, ma secondo me in estate dà il meglio di sé, ed è una birra stronza, perché è una di quelle birre, in quanto cold IPA, che va giù come niente... E alla prima vi fa sentire anche dei ganzetti che possono fare tutto quanto Dark Souls 1 alcolico senza prendere danno, no damage in 5 esatto, minuti. Esatto. Alla seconda però siete piuttosto in terra, quindi è una birra che insomma deve essere fronteggiata con onore, perché altrimenti è lei a stendere voi senza che ve ne rendiate conto. E a tal proposito introduco... è già crashato il sito della birreria? Senti il link, praticamente. Avete sbagliato, cioè, perché non è nel sito della birreria. C'è un altro. Io sono furbo. C'è un altro partner che è quello che le vende. State sbagliando il sito. E non la troverete lì. E per questo motivo, essendo che questa birra racconta una storia, se hai pronto il sottobicchiere lo possiamo far vedere. Abbiamo creato. Dei collectible, che voi avete già visto nelle nostre storie, dei collectible che cambieranno circa ogni 2 mesi e che sono ispirati al mondo di Dark Souls, quindi disegno più descrizione. E anche al nostro. E anche al nostro, cioè, allora, a livello narrativo solo al nostro, però per come narriamo la storia, sì. Molto, molto miyazakiana la situazione, perché andiamo praticamente con una serie di descrizioni a darvi dei dettagli in più sui nostri personaggi, su Sblumbo, su Tortisio, ormai anche su Lostwall, che è il nuovo impero che Sabacus ha inventato l'altro giorno. Quindi vi racconteremo un sacco di storie. Come potete leggere da questa prima descrizione, abbiamo dedicato alla lore dei tortesiani e al fatto che sta birra ti fotta senza che tu te ne accorga, la prima descrizione. Il corpo leggero di questa birra traeva i guerrieri tortesiani in inganno, infliggendo loro furtive ubriacature. Pare che l'idea di brandire due spade sia nata da un ebro soldato che, con vista offuscata, riteneva di possedere due lame al posto di una. E quindi insomma i tortesiani erano ubriachi fradici quando hanno pensato di usare due spade, alla fine l'intuizione alcolica ha detto bene, ma questo ci insegna anche che in realtà la birra che probabilmente è stata fatta a Sblumbo è stata poi esportata anche a Tortisio, e vi racconteremo io e Mike questa storia per tanto tempo, si spera, attraverso i sottobicchieri. Ce ne sarà uno sottobicchiere per cassa. Ovviamente se comprate 10 casse ci sono 10 sottobicchieri e li potete collezionare. L'idea magari è di comprare 2 casse, uno lo usate, uno ve lo tenete da collezione e poi nel tempo magari ci sarà anche la possibilità di scambiarseli. Che ne so, io ho comprato le birre in vendita a marzo, ma io invece non avevo voglia di birra a marzo, l'ho comprate a maggio, benissimo. Quale sottobicchiere hai? Io ne ho 3 di questi, vabbè, e facciamo gli scambi di pazzi. Quindi insomma ci sembrava anche un'idea carina creare una storia e farvela collezionare nel tempo, anche perché la birra si beve tutto l'anno, quindi comprarla tutto l'anno così ha anche un senso dal punto di vista collezionistico, mettiamola così.
Ci siamo. Ci siamo? Bello. Dai. Costo, ve lo dico già adesso, 14,99 euro per una cassa con tre birre e il sottobicchiere. Ok? Tre birre e il sottobicchiere. Quindi diciamo 5 euro, poco meno di 5 euro l'una. E poi ovviamente vedremo che cosa succederà quando la porteremo in fiera e cazzi e mazzi. Diciamo che il prezzo è quella di una IPA artigianale classica, non c'è un prezzo diverso rispetto al solito, mettiamola così. E, ma questo perché ve l'abbiamo già detto qual è lo spirito e il cuore di questa iniziativa. Non è, è merchandising di content creator, quindi costa tre volte tanto quanto costerebbe quella cosa normale. Questa è una birra, noi piace bere la birra, vogliamo che voi beviate la birra nella quale abbiamo creduto, punto. Quindi questo è il senso della nostra iniziativa. Ci siamo? Io ready to go. Ready to go? Uh-huh. Aspetta, devo chiedere ai miei moderatori se sono pronti, chiedilo anche te ai tuoi. Ok. Il bicchiere, ragazzi, arriverà. Vogliamo fare una limited edition per quello. Ragazzi, abbiate pazienza. Il bicchiere è incredibile, credetemi. Guarda, l'idea del bicchiere, ragazzi, l'abbiamo avuta mesi fa, non preoccupatevi. Sì. Io vedo se i miei mod sono pronti. Prontissimi, mi dicono. Ok? Anche la mia. Prontissimi. Ok. E allora vado anch'io con lo spam. 3, 2, 1. Spam! Ragazzi! Let's go. Ok. Perfetto. Andate. Andate. Eccoci qua. Potete andare, potete andare. Potete andare, non carica neanche la pagina, a dir la verità. Almeno la mia non la carica. Ora provo, ti faccio sapere. Chiara l'ha caricata. Ah, tra l'altro sì, c'è anche QWERTY nella foto. Credo che sia impossibile raggiungere il sito, quindi... È impossibile raggiungere il sito anche per me. Vabbè, in questo momento tattico vi dico che il nostro altro partner è Fantasia, che in questo momento ha gli omini che stanno aggiustando i server, ok? Giustamente c'è gente furba che l'ha caricata da prima perché sono i mod. Però fate i bravi, lasciate prima comprare gli altri. E ragazzi, spammate il sito, piano piano riuscirete a comprarla. Oh cavolo! E ovviamente, almeno per me, non so te, ma è la prima volta che linko qualcosa che crasha. Cioè, è strano e fighissimo. A me è già successo, ma forse non con questa velocità di un nanosecondo. Cioè, l'ho linkato, l'ho aperto e non si apriva. Ed era già rotto, esatto. Sì. Tra l'altro ci dicono internal server error. Perfetto. Penso che sia proprio esploso il computer di Fantasia. allora, io intanto pubblico la mia storia e poi vi aggiorno sullo stato dei server. Succedeva con ogni news Pokémon, sono d'accordo. Ragazzi, piano piano, con calma e con potere, andrà. Ne sono sicuro, come ogni lancio, lo sapete, ne abbiamo fatti diversi noi, come ogni lancio, i primi 10 minuti la gente ci muore perché vanno tutti quanti dentro il sito di Fantasia, ma vi assicuro che poi, dopo, funzionerà e vi permetterà di acquistare. Speriamo... Esatto. Che tutti voi facciano insomma un buon uso di questa birra. Fateci sapere come va, se vi piace. Io torno alla schermata del gameplay. Intanto ovviamente aggiornateci in chat quando riuscite effettivamente ad acquistare. Chiedo a Chiara se invece porta qui il bicchiere pazzo, così facciamo il brindisi. E insomma, versatene un po' anche te, facciamo un brindisi tutti quanti insieme. E... Ma certo. No, ragazzi, non cominciate già a rinunciare alla birra, non vi preoccupate, sarà possibile prenderla, semplicemente al momento i server sono un po' intasati, ma si staseranno presto, ne sono piuttosto sicuro. Io aspetto il bicchiere, tu l'hai già aperta, l'hai versata? Io berrò dalla bottiglia in maniera molto... Ah, tu berrai proprio da sippatina pazzo. Ok, c'è gente che già ha il carrello, quindi questo è ottimo. Mi stanno urlando, sono dentro in caps lock. Evviva, ragazzi, dovete essere un po', come dire, stubborn, ok? Piano piano, caricando, sarete dentro. Sono contento che ci sia già gente che è riuscita a prenderla. Ci arriviamo. Ne ordinate tre casse? Ragazzi, no, allora, buoni. Cioè, non ne ordinate 100 magari, ma tre casse va benissimo. Oh, 9 birre, insomma, mica un miliardo. Sì, insomma, è abbastanza regolato. Ah, sto facendo vedere la cassa, guarda. La cassa ha questa faccia,
Ok, quindi è griffata anche la cassa. E vi ricordo che per normative italiane la cassa non può essere inviata in questo modo. Questa cassa di cartone sarà smontata, la ricomporrete voi in pochi passi che anche Saidonia riesce a realizzare, quindi vi assicuro che è semplice. Le birre sono inviate in uno scatolone più grande che per la legge italiana deve essere fatto in un particolare modo per evitare che le birre si possano rompere, si possa disperdere il liquido e possano essere pericolose, bla bla bla. Quindi riceverete uno scatolone con dentro questa cassa, le birre e i nostri sottobicchieri. E non bevo la birra ma la compro per collezione. Beh ragazzi, magari la comprate per collezione e la birra la offrite. È anche questo il senso della sip, no? Ok, io sono entrato. Perfetto. Ma senti, io una la compro. Non è vero, non è vero, non è vero, sto scherzando. E vi avvisiamo quando... Un brindisi. Ah, tra l'altro nel bicchiere, nel nostro caso, della Darf. Un brindisi a voi, un brindisi al maestro che mi ha accompagnato in questo anno e mezzo di streaming bellissimo. Oh. A buon rendere, abbiamo tante altre idee, saremo insieme per anni e quindi sì. Sono super contento. Un brindisi a voi, a questa splendida community per la quale con piacere abbiamo lanciato questa iniziativa. Siate pazienti e tutti quanti verrete serviti. Yes. Ne sono sicuro. E adesso, alla nostra. Yes. Merda, sei buona. Che belle le cose artigianali, santo cielo. Ragazzi, allora qui c'è problema. Da te. Che io le prime 2-3 live prossime le farò da mezzo marcio, perché con la scusa di non devo fare per pubblicità, non è che bevo perché... Esatto, devo far vedere pubblicità. Che sono lì, che ci sono. Me ne bevo 3 a live. Madonna. Quindi potresti scoprire... semplicemente in un delirio il segreto di Radagon, così lo dici perché stai brillo e esatto dici, oppure me, potrei scoprire che con due joystick si gioca meglio come i tortisiani. Bravissimo. Un saluto a tutti quanti i ragazzi di Fantasia che ci seguono da casa e che stanno in questo momento impazzendo dietro gli internal server error, e grazie soprattutto alla realtà appunto dello store di Fantasia che ha deciso di supportare in primis queste nostre birrette. Detto questo, la mia intro oggi è birrica, quindi lascio a te l'intro di gameplay della challenge, facendo però solo una piccola premessa. Io intanto ti ho mandato al party, dimmi tutto. Fantastico, facendo solo una piccola premessa di lore, che davvero vi ruberà poco tempo perché siamo già a mezz'ora di live. Devo fare un attimo. Non era questa la premessa. La premessa è: che cazzo succede con questi fantocci? L'ultima live, negli ultimi minuti, mi ha confuso in maniera positiva, ma mi ha ubriacato come una sip. Perché ha messo in mezzo questa storia dei fantocci che, francamente, io non avevo previsto. Era impossibile prevederla. E non credevo che la trasmigrazione delle anime potesse essere in qualche modo una realtà che Miyazaki voleva trasportare nell'interregno. E quindi ora che Ranni lo ha fatto, e che lo ha fatto anche Selvius, si chiama? Selvius, ecco, ho scambiato le lettere. Che lo ha fatto Selvius sicuramente, e chissà quanti altri maghi, comincio a chiedermi quanti stregoni siano veramente nel loro corpo. Cioè, Selen è davvero Selen se alla fine c'è un fantoccio identico a Selen usato da Selvius? Ti si sente anche da qua, amico mio? Fatto! Io bevo intanto che tu fai ho. Dicevo, mi chiedo quanti siano veramente nel loro corpo e soprattutto, quanto si può estendere la propria vita in questo modo? Cioè, è una buonissima domanda. È un po' Full Metal Alchemist la situazione, una volta che l'anima è vincolata al fantoccio, tu vivi in eterno e finché non ti spezzano l'anima alla Nomura non muori? Oppure ancora, devi rinunciare al tuo corpo per avere un fantoccio? Devi essere solo anima? Perché Ranni ci dice che si è sbarazzata del suo corpo, quello con il marchio, diciamo, della morte. Sì. E quindi in teoria l'anima di Ranni vive, ma il corpo originale no. Quindi viene spontaneo chiedersi anche se Selvius fa lo stesso?
Cioè, guarda, devi rinunciare al tuo corpo originale per avere un fantoccio? E una volta che hai un fantoccio puoi cambiarlo? Perché c'è una collezione di fantocci dentro quella stanza segreta che mi hai fatto vedere. C'è una collezione di fantocci, esatto. Guarda, vederti discutere e stupire dinanzi alla tua scoperta dello scorso episodio, della scorsa serata, è una festa, perché in realtà per la scelta che hai fatto, per la curiosità che ti è sopraggiunta appena scoperto del possibile avere una risposta vicina per il bieco complotto della Notte dei Neri Coltelli, ti ha portato in una, diciamo, strettoia, in un imbuto che ti ha tolto tutte le possibili informazioni che ti avrebbero aiutato a vivere meglio questo shock. Quindi non sai nulla e dinanzi a questo ti ritrovi comunque a farti tante giuste domande. Il fatto è che sei circondato da dati e sei circondato da percorsi, ramificazioni di questa ragnatela che sì, ti assicuro, ti porterà tante risposte a riguardo. Non sei abbandonato a te stesso. Anche perché, intanto che sono un uomo di parola e sono una merda, ne ho già consumata metà, faccio schifo. conosco Martin. Io ho seguito molto... Non so, tu l'hai finito Game of Thrones? Okay. Aspetta. No, io, la serie TV, il libro non l'ho letto io. Allora, io ho letto tutti i libri. Ah, ecco, allora. Figurati. La serie TV... non per una stance, non per una presa di posizione, ma non ho visto l'ultima stagione. Perché okay. È caduta talmente in basso. Lo so, tema. Io ci sono rimasto di merda, però okay. Questa storia dei fantocci... mi ha ricordato una storia in particolare. Vediamo se indovini quale. Allora, la storia dei fantocci mi ha ricordato una specifica storyline. Vediamo se... non so se Chiara mi sta sentendo. E faccio questo gioco anche con lei. In Elden Ring ci sono degli stregoni che possono cambiare corpo. Questa cosa mi ricorda una storia di Game of Thrones. Quale? Visto che c'è Martin dietro. Allora, è incredibilmente complesso risponderti. Ok. Quello che... ci sono diverse categorie, ci sono diverse, di nuovo, ramificazioni che potrebbero stuzzicarmi, però ci sono anche le mie volontà di non dirne solo una, quindi te ne sparo un paio. La prima potrebbe essere il dio dei mille volti. Il secondo basta. Potrebbe... A posto, l'avete indovinato tutti, l'ha indovinato Chiara, l'ha indovinato tu, l'ha indovinato la chat. Esatto. Ok. Il dio dei mille volti, Aria, e questa capacità di essere una shapeshifter. E... sì. Ok, benissimo. Ranni può farlo, lo può fare... già mi sono dimenticato, Seluvis, giusto? Sì. Seluvis. Essendo che parliamo dei congiuratori... di coloro che hanno rivoltato l'Ordine Aureo come un calzino, che hanno rotto l'Elden Ring, che hanno dato la morte ai semidei. Quanto questa abilità potrebbe essere stata utilizzata anche per fingersi qualcun altro? Cioè, è una storia scritta da Martin, ci devo pensare. Qualcuno si è finto qualcun altro? Ah, tu non mi rispondi, eh? Ah, no! Che ti rispondo? Ti lascio, te l'ho detto che ti lascio andare. Però cioè, sembra, no, un po' un concept del genere. Tipo, io posso cambiare faccia, posso essere chi mi pare. Quindi posso diventare oggi la strega Selen. Ammesso che quello della strega Selen sia un vero corpo. Oggi, domani qualcos'altro. Domani posso essere un assassino di un altro posto. L'abbiamo visto, il parco fantocci che c'è nella stanza segreta ha tante vesti di tanti luoghi differenti, non è che sono tutti quanti tizi, esatto, di Diurnia. Quindi credo che fosse negli intenti, ovviamente, di questi shapeshifter il voler vestire i panni di tante realtà diverse anche a livello politico. Chissà. Esatto, è un bel chissà. Ci sono tanti chissà. Sei sospeso su un filo per ora. Vedrai che diventerà un po' più spesso mano a mano che si avanza in questa storia. Già. Ti sei buttato all'interno, tu sei passato dal mistero e dalla luce dorata della generosità del Sacro Albero a buttarti nel mistero dell'arcanismo di Caria, quindi è un bel casino. Vedrai. Ragazzi, sempre meglio Elden Ring. Noi vendiamo la birra, ma Elden Ring è come il vino, nel senso che più sta invecchiando l'esperienza... Come?
come lo è in generale anche la RAM per altre ragioni. Allora, ti posso raccontare e vi posso raccontare una cosa prima di procedere. Lo sapete quanto amo le nostre intro, perché sono chiacchiere fra amici. Oggi sai che ho pensato? Oggi mi sono fermato un attimo, avevo mezz'ora di pausa da lavoro. Mi sono fermato e ho pensato: quanto cazzo è bello Soul of Cinder. Oh, ti giuro che ho pensato esattamente questo. E mi sono fermato a riflettere sul: oh, ma che cazzo di figata è l'idea che il boss finale del gioco è l'insieme dei player che hanno preso una determinata scelta all'interno della trilogia. Ho pensato, cazzo, è tanta roba. L'ho apprezzata durante la nostra blind run, ma oggi, 13 maggio, forse la apprezzo di più. Forse penso a tutto quello che è stato, penso a tutti quanti i ragazzi che nel corso di centinaia di live mi hanno detto: ma io ho vincolato, sai, non è del tutto vero che l'oscurità ha ragione. E penso che ognuno di loro ha vissuto in quel momento di resistenza del fuoco durante la fight finale. Penso a P, penso al vero significato dietro ai tanti segni d'evocazione che mi hai fatto comparire artificialmente prima della fight. E tutto quello che sicuramente con un certo carico emotivo mi è arrivato durante la fight finale, mi ha travolto, ecco, oggi ancora di più in questo momento di feels e riflessioni. Oh. E purtroppo, venendo da quell'esperienza, il pensiero successivo, mettiamola così, è stato: Elden Ring ce la farà? Allora, investirmi con questa stessa forza e darmi tra 14 mesi, perché quelli ci vorranno, il pensiero di tornare alla fight finale e dire: cazzo, è invecchiata bene, oggi mi piace ancora di più di quando 3 mesi fa l'ho affrontata. Ho capito molto bene quello che intendi. Allora, non ti voglio rispondere. Trovo il modo di farlo. Allora, ti do un secondo un dettaglio. Un qualcosa su cui riflettere, che per carità del cielo non devi in nessun modo valutare sia un mettere mani avanti sul fatto che Elden Ring non sarà così. Non devi, perché sarebbe molto sbagliato e totalmente un'influenza che non esiste, è falsa. Ossia, ricordati, Dark Souls 3 è la fine di una trilogia. O meglio, è... trilogia, vabbè, sì, è il finale di una storia che è cominciata con Dark Souls, ok? Sì, certo. Quindi aveva alle spalle un background di build-up che magari una singola opera potrebbe non avere, ma ho capito cosa intendi, non è esattamente quello che intendevi, e quindi ti dico, non ti rispondo riguardo. Sappi che però... Vabbè, giusto così, nel senso. Lo so, sappi però che... con Elden Ring è successa una cosa che non mi è successa con la trilogia dei Souls coperta con te, nei tuoi confronti intendo, proprio di Francesco, ossia un numero insospettabile di volte, insospettabile. Ok. Mi capita di aprire YouTube e mettere la host del boss finale. Non tanto perché voglio ascoltarla, per quanto... No, io... Ti capisco. Sì, perché ho tanta voglia di ascoltarla, ma perché non vedo l'ora tu la senta in quel momento, in quel contesto. Cioè io penso continuamente a quando arriverai a certi momenti che non sono necessariamente il finale. E questa te la dice lunga su quanto in alto si può arrivare in Elden Ring. E si arriva molto, 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 molto in alto. Te l'ho discusse anche Fossa, insomma. Hai avuto... un build-up particolarmente carico nei confronti della, diciamo, altezza che raggiunge nei picchi rispetto a quello che potrebbe essere il resto. E penso continuamente, non vedo l'ora che veda questo, non vedo l'ora che veda quello, non vedo l'ora che arrivi là, che possa discutere di, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ti do questa sensazione rispetto a quello che ti aspetta il futuro. Ok. Quindi non è una risposta, però è uno stuzzico. In realtà lo è, perché quando io mi cerco le musiche dei boss finali di determinati giochi è perché li ho adorati. I giochi e i boss e il contesto nel quale quelle lotte avvengono. Quindi in realtà mi hai dato una risposta.
D'accordo, 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 va bene. Mi sfrego, mi sfrego. Bene. Partiamo? Io ci sono. Allora, Devo andare online prima. Immagino. O per... No? Allora. C'è da fare una brevissima introduzione su quello che sarà la challenge. Ossia, tu avesti, tra virgolette, spoilerata la nomenclatura dell'area successiva a Sepolcride, no? Ossia Liurnia, da Bandai. E abbiamo poi pensato a questa sfida, e di nuovo Bandai, in maniera molto piccola, per carità del cielo, però comunque ti ha spoilerato che ci sarà un drago nel lago, ecco. Che è la sfida. Purtroppo sì. Però, per fortuna, insomma, è un asset che hai già visto con Adula intorno alle tre sorelle, no? Quindi sappiamo che c'è questa creatura, sarà parte della challenge. Ora, tu la farai con Pav. Ok. Io, quando decideremo il momento in cui parte il tutto, la farò partendo con un nuovo personaggio, per fare un po' il Chad antipatico di quello che se la tira tantissimo. Ok. E ne discuteremo delle regole e di quello che esattamente bisogna fare quando sarà il momento. Perché adesso tu sei letteralmente bloccato. Non puoi andare avanti nel gioco. Non puoi uscire da quel luogo. Sei obbligato a parlare con i vassalli di Ranni, Ok, la strega. va benissimo. Quindi, esatto. Quindi, mandami il tuo schermo. Non te l'ho mandato? Fammi controllare. Oh, pardon, Sì, eccolo, ce l'ho. stupendo. Allora, aspettate un secondo che accendo il condizionatore, si muore. E intanto, se mi vedete ogni tanto guardare verso il basso, sto monitorando la situazione birre per sapere quando fanno sold out. Ok, quindi Oh, fammi sapere. vi avviso quando non è più necessario refreshare perché sono finite. Fino ad allora continuate a farlo. Io ancora le vedo aggiungibili al carrello. Mi raccomando, ragazzi, insomma, sempre pazienza, siete 3.000 persone contemporaneamente sullo stesso sito. Vedo che molti sono vicini al carrello, al checkout, però poi non riescono a finalizzare, ma arriverà il momento, arriverà il momento, pazientate. Allora, e come vi dicevo, avevo avuto l'impressione che Seluvis, giusto? Mi scordo sempre se Seluvis o Selvius. No, no, Seluvis. non ti preoccupare, io l'ho Che Seluvis, chiamato ecco, in mille modi. che fosse una donna, però poi alla fine ho pensato, forse è un uomo. È un uomo che ha avuto anche un corpo da donna. Scopriamolo. Esatto. Scopriamolo. Ma questo che cazzo? Ma è Iji? E che ci fa qua? Perché è in questa forma spettrale? Scusami. Gli spettri Vediamo. non sono morti solitamente. Tutti gli Ti spettri che abbiamo visto ricordi? erano echi di vite lontane. È vero, però ti voglio ricordare una cosa che ti stupì e che ti fece fare delle domande su possibili poteri e scala Sì. di questi ultimi già da tempo. Ricordati come è apparsa Ranni a te la prima volta. Non puoi sapere che poteri ha. Hai ragione, potrebbe essere una proiezione astrale. Certo. That an audience, let alone service to Lady Rani, was in your fate.
In verità mi ha dato il permesso di prenderla per il culo. Questo è quello che ci ha detto Ranni. My fellow, let us give all that we can of ourselves together for Lady Rani. Let us give all that we can of ourselves together for Lady Rani. Quindi Iji è il consigliere di guerra di sì. Ranni, ovviamente oltre... Si sente basso il gioco? Lo alzo, ragazzi, non c'è problema. Dicevo, consigliere di guerra e quindi uomo molto vicino a Ranni, fabbro di Caria e capace di proiettarsi astralmente? Beh, diciamo che probabilmente Iji non ha quel potere magico. Però... In che senso? Che Ranni ha permesso di comunicare a loro dalla distanza. Ah, attraverso... quindi secondo te è Ranni che sì. espande la loro possibilità di comunicare. Sì, ma questa sicuro. È una tua intuizione o verrà detto? No, è una tua no, intuizione. No, è una mia intuizione, se non è... Non è un... Sì. Quindi Ranni in qualche modo è in grado di estendere il loro pensiero, farlo arrivare a te e viceversa. In teoria potrebbe far arrivare il tuo pensiero, le tue parole a qualcun altro. È possibile. Ha senso. È una strega, è una potentissima. Strega, è vero. Let us give e ha parlato di Nokron. Quindi Nokron diciamo che non è misteriosa solo per noi. È misteriosa un po' per tutti. Devo dire che ho sempre avuto l'impressione che l'Ordine Aureo la tenesse quantomeno nascosta. Non credi? Decisamente, sono d'accordo. Cioè Nokron era quanto un po' più possibile. Un vaso di Pandora. Ecco Blade. Mm-hmm. Ma ci manca il nostro amico Cell. Eccolo là. Ok, quindi era lui. Scusami Blade, non mi va di malcagarti, però... Era lui quello del messaggio. Aveva lasciato lui il messaggio per se stesso, quindi è un megalomane che parla in terza persona. Allontanati, non toccare okay. il fantoccio di Seluvis che sono io. Esatto, ok. E tra l'altro un fantoccio, donna. Ma Seluvis è uomo, ce lo conferma questa... immagine, come dire, incontrovertibile. Long time friend, Blythe. If you've forgotten, glad to have you in the service of Mistress Rani. Well, getting right to business. I'm still in Limgrave. The eternal city of Nokron lies somewhere at the bottom of this land. I'm planning to go below through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron from there. Vi interessa proprio, amici? Vero? Through the well in the Mistwood. See if I can't find the road to Nokron. Don't keep me waiting. Beh, noi ci siamo già stati però Nokron, eh. Noi l'abbiamo trovata prima di loro una via. Voi allora noi l'abbiamo trovata da Patches. Grazie a Patches. Tu hai trovato il fiume del Siofra. Vabbè. È il fiume dell'Anne. Però lì poi c'era un teleport per Nokron. Si affacciano a Nokron e hai raggiunto tramite quel teleport un'area estremamente vicino alla città che faceva parte della sua area di influenza, ma quegli edifici color notte, quell'ambiente che sembrava invertito e così via, e non l'hai raggiunto. La città di Nokron non l'hai visitata. Però quando ho combattuto contro il soldato Draconide mi diceva Nokron città eterna il gioco sì. in overlay. Sei decisamente nell'area di influenza, nel territorio di Nokron, ma non eri palesemente non dentro una città. Ecco. Questo è vero. Ero tu vedevi, se tu, alle tu porte. Vedere, probabilmente era in alto. Era in alto Nokron. Esatto, era in alto. Bravissimo. Sì. Bravissimo, esattamente. Beh, però, esatto, ero in periferia. Ah, no, devo togliervi. Mi sono appena ricordato questo. Ciao, ragazzi. Ah, sì, ragazzi. Seguitelo. In silenzio. Tra modo, ma io parlando fra di voi. Ma sappiate che di tanto in tanto vi darò update sulle birre, ok? Ma certo.
Voglio sentire proprio te. Anzi, prima ti voglio guardare per quanto possibile. Dunque, il tuo vero corpo in teoria è questo. Che maschera bizzarra che hai. Mai vista una maschera del genere. Ti avrei detto così a colpo d'occhio varrei, ma in realtà no, perché ha una bocca strana. Esatto, non è la maschera bianca. No. E dicevo, secondo questa immagine spettrale mi verrebbe da dire che in teoria il nostro amico Seluvis ha un corpo, come dire, chiave. Un corpo originale, che è questo, nel quale c'è un'anima che può trasmigrare nei fantocci, oppure ancora non c'è bisogno di trasmigrare. Cioè tu puoi controllarli in remoto, in verità, alla... Com'è che si chiamava il cattivo di Trigun? Che controllava... Non l'hai visto? So. Trigun mi manca. Vabbè, Nagato. Cioè, potrebbe essere anche una Nagatata. Quindi lui controlla i fantocci, ma in realtà mentre è lui, magari in uno stato meditativo. Chissà. Oh sì, qua ti lascio. In teoria no, perché Ranni è dentro questa bambola, perché sembra una bambola lei, e avendo abbandonato per sempre il suo corpo, quindi non è uno stato meditativo, a meno che in realtà non abbia nascosto il suo corpo in stato meditativo mentre agisce come bambola. Esatto, potrebbe. È qualcosa che ancora bisogna approfondire. Che poi, perdonami se ci perdo ancora tempo, però in realtà non sento che tempo perso. Esatto. È possibile che Ranni sia nel corpo di Renna, ma è anche possibile che Ranni e Renna siano nel corpo di una bambola, cioè di un fantoccio. Perché il corpo della strega sembra proprio una bambola di porcellana con quattro braccia. Non pare qualcosa che precedentemente è stato organico, mi spiego? Ti spieghi bene? Sembra una bambola degli horror classici basati sulle bambole tipo Devotion, se hai giocato. Ma insomma, in generale, no. Il concetto di bambola, spesso e volentieri porcellana, è legato all'horror. Anche Resident Evil ci ha dedicato un capitolo, no? Certo. E ora sto giocando Little Nightmares 2, anche lì. E però parliamoci magari. I see. You must be Rani's new hireling. Yes, I've heard ora, all about ora, 10 minuti fa. I am Seluvis, preceptor in the sorcerous arts. I don't know what it is the mistress sees in a provincial tarnished like you. But since we have the misfortune of serving the same lady, I ask that you kindly try not to drag us all down. Ah, che sfortuna dal suo punto di vista, ho capito. I reside in another tower close by. Come and pay me a visit. Should you wish to be of actual service to Mistress Rani? E quindi è confermato che siano proiezioni. I wouldn't waste my time on the likes of you. But who am I to stand against the wishes of my lady? Vabbè, lui è il personaggio iper Martin. Adora la sua signora, ci odia perché siamo i terzi incomodi. In un'altra torre, assolutamente. La prima cosa che vorrei fare, in verità. In un'altra torre non lontano. Ma potrebbe essere la torre che era precedentemente sbarrata. Una delle, in verità. Beh, si chiamava Torre di Seluvis. Direi questa, sì, assolutamente. E andiamo. Magari si è sbloccata adesso. Come dicevi tu, non poteva essere sbloccata da un indovinello particolare, perché in realtà era un sortilegio talmente forte che solamente il possessore può annullarlo. Quindi perché no? E andiamo. Sì, un po' peasants siamo. Perdonatemi se vi leggo ancora, ma devo monitorare anche lo stato birre. Ancora lo vedo presente. Si faticare, in verità. Siamo di nuovo su internal error, ma ci arriveremo. Allora, andiamo da Seluvis.
Che cazzo succede? Non dovrebbe succedere. Ah, okay. Sì, giusto. Scusa. No, qui c'è una scelta. Una forzatura. Sono chiuso qui dentro. Devo fare ancora qualcosa. Forse riparlare con Vanni? Bravissimo. Immaginavo. No, vabbè, ci sta per non farti lasciare le cose a metà. Esatto. No, no, quelle nebbie le conosco bene, non sono un bug. Quelle nebbie sono i CNT. Ah, allow me to forewarn thee. I shall soon enter my slumber, and it will be some time before I wake. This doll's body is not without its differences. Still, I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. Peraltro un po' Orochimaru lei. Nel senso che il corpo sembra creparsi, quindi piano piano consumarsi. I shall soon enter my sleep. Cederò al sonno. And it will be some time before I wake. I have high hopes for thee. I look forward to the good news when I arise. C'è da capire se Renna a questo punto è solo uno pseudonimo, cioè non esiste nessuna Renna lì dentro. Lei prende il nome di Renna perché ci era affezionata e non si vuole firmare Ranni all'inizio con noi, ma in realtà solo Ranni c'è dentro questa bambola. Renna è una donna che l'ha aiutata nel corso della sua crescita, ok? Quindi lei le dedica lo pseudonimo. Oppure se veramente sono due anime e una bambola. Diciamo che la posizione dell'occhio chiuso rispetto alla proiezione animosa di lei è interessante, perché ti avrei quasi detto che sono contento che intanto molti di voi ce la stiano facendo, ragazzi, quindi andate, perseverate con le birre, vedrete che riuscirete a comprarle. Dicevo, all'inizio avrei potuto anche pensare a uno scollamento, cioè in realtà si vede la testa fuori dall'anima e viceversa, perché si sta separando dal suo fantoccio e deve dormire per ricomporsi. Però l'occhio chiuso è speculare, quindi questo non è possibile. Vediamo se riusciamo a osservare bene lei. C'è un modo. Abbassandosi, credo. No. Attaccati a lei. Guarda verso il basso. Ecco. No, fidati di me. Attaccati a lei. Guarda verso. Allora, attaccati il più possibile. Ora usa il binocolo. Zoom. Oh, fantastico. Okay. La differenza è che non è crepata, ovviamente, l'anima. Esatto. Però i capelli sono gli stessi, gli occhi sbattono sincronizzati. Non saprei dirvi se sono davvero due anime dentro una bambola o è solo una legata a un fantoccio particolarmente. Anche perché ti direi che gli altri fantocci non sembrano di ceramica. Solo lei è di ceramica. E le quattro braccia invece mi portano verso... Questa è una cosa importante. E le quattro braccia mi portano invece verso l'idea proprio che ci siano Ranni e Renna qui dentro. Non è che tutti quanti i fantocci abbiano quattro braccia. Perché questa ha quattro braccia? Per ora nessun altro, esatto. Perché ha sentito il dovere, la necessità di possedere quattro braccia? Alla fine è una bambola. Scegli tu quante ne ha, no? E ha un anello. Peraltro potrebbe essere un anello di fidanzamento, visto che è sull'anulare. Che ne pensi? Sono importanti i matrimoni, Elden Ring, vero?
non penso ci dica altro, vero? Sì. Va bene. Andiamo da Mario Draghi. Andiamo da Katzenbold. Ok, ora si può uscire. E tra l'altro non c'erano più le proiezioni. Maestro, non me ne voglia e non me ne voglia il signor Giulio Bandai, ma vado un attimo da Seluvis. Prima della challenge. Ho bisogno di sapere un po' che ci dice. Sì, Giulio Bandai è un po' uno spoilerone a volte, eh. Su questo non posso, non andrò a mentire. Giulio Bandai fa il furbetto ogni tanto. Mario Sony, Giulio Bandai, ok. Dovremmo trovare un nome anche per Microsoft e Nintendo. Rolando Nintendo mi piace un sacco. Mi piace, sì. Giulio Bandai, Mario Sony, Rolando Nintendo... Mirko Microsoft. Bellissimo Mirko Microsoft. Bello. Ce li abbiamo a posto. Gold Mask. Guarda il cappello sotto. È praticamente una galassia. Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, chissà sa. Voi adorate proprio le stelle, lo spazio? Sì. A voi l'ordine aureo faceva ridere. Ma quindi questo è un cheat valido per tutti? Cioè, facciamo così? Eh sì, Il maestro mi ha insegnato... L'osservo! Tra l'altro questo strambo sole c'è anche sulla sua testa. Con tante stelle... Prima di fare il parlo faccio l'observo, anche se non sembra esserci molto di diverso rispetto a tutte le altre sale di studio che abbiamo scoperto in giro. Sappiamo però che tra i fantocci c'erano anche dei soldati del Cuculo. Assolutamente! Certo, che dovevo fare? Ero 5 metri, coglione. You provincials never cease to amaze. Vabbè, Pav, io sono infastidito, ma Pav non lo è. Pav si sente provinciale. Certo. I'd like you to find a woman called Nefeli to administer a potion. Ah, sì. Sicuramente una pozione. Vabbè, accetto, ovviamente accetto. Good. Now I shall hand over the potion in question. Immagino sia proprio una pozione. Find Nefeli and ensure she drinks it. I expect glad tidings. Io penso dentro ci sia cianuro, merda e un goccino di sip. Goccino per farti sentire che comunque è buona la pozione. Sì. Oh, sono contento ragazzi che molti di voi stiano riuscendo a comprare. Persistete. Allora, dov'è la pozione? Ma guarda, non ti sembra una pozione proprio di quelle curative, maestro? Grigia come il minonno? Palesemente un sidro della giovinezza eterna. Sì, succo di nonno. Piccola ampolla contenente un tonico torbido color nero-blu ricevuta dal precettore Seluvis. Trova Nefeli e faglielo bere. Ma allora, troviamo Nefeli sicuro, faglielo bere, decideremo lì. Mm-hmm. Tu che hai fatto? Non me lo dire, me lo dirai quando troveremo Nefeli. Ne riparleremo. Oh sì, ne riparleremo. I have no time for idle chit-chat.
The only thing I will hear from you is a report of your task's completion. Are we understood? Then off you trot. I have enough on my plate. I've no, the only thing I will hear. Are we understood? Va bene, Pav è accondiscendente. Dice ok. Non penso ci sia nulla qui, ma si può ancora salire. E si potrebbe controllare il secretatium. Datemi un secondo. Aiuto. Ma... dite che si può fare poi una capatina sul muro per vedere se ci sono dei segreti. Vabbè, dopo. Perché secondo me ci possono essere sia dei segreti sul tetto, che potrebbe essere interessante. Dobbiamo controllare anche se ci sono buchi. Qui? C'è qualcosa? No, 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 buono, buono, buono. È sì. Bello che esplori, è bello che esplori. Bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti. Perché ho paura di poter eventualmente perdere segreti pazzi. Qui ti posso proteggere, sei molto sicuro qui. Non penso ci sia un cazzo. Qui dentro siamo piuttosto safe. E allora dopo gli ridiamo un'occhiata. Intanto andiamo avanti. Lì c'è una cassa. Intanto pigliamo la cassa. Un'altra pietra della memoria, che però è inutile leggere, è la stessa identica. Vabbè, esatto, lo sappiamo esatto, che sono dei Nokron fan, loro ormai. È un artefatto per avere più spell, miracoli o qualunque potere. Sì, sì, sì. Allora, a questo punto... voglio controllare che non ci sia nulla di qua, ma non credo si possa proprio saltare, quindi qui non c'è un cazzo. E sul muretto, ora che posso farlo senza paura. Ma guarda che bello l'esplorazione che fai. Secondo me sul muretto qualcosa c'è. Infatti. Sei stato premiato, eh? Ma immaginavo... non metti un muretto qui a caso. Oddio! Il godo! Maschera raffigurante la testa di un lupo nero. Reliquia di un assassino che prese l'aspetto dell'ombra fedele di Ranni la strega. La somiglianza è straordinaria. Beh, certo, perché è una maschera. È una maschera per assomigliare a Blade, che è veramente un lupo, non è una maschera. Esatto, esatto. Quindi ha provato a assomigliare a lui, forse per ucciderla, per questo è un assassino. Ok, ok, anche Pav vuole provare a sembrare un assassino. Cioè, a sembrare un lupo. No, che cazzo fai, Pav? Minchia, come ho fatto a non prendere danno? Vabbè, e sono caduto, ma in realtà va benissimo, perché non penso ci fosse altro. Si doveva semplicemente scendere. Vogliamo vedere se anche l'altra spell è andata? Secondo me no, però guardiamo. Perché in teoria questa si è, come dire, levata perché Selubis così voleva. Ma Renna in teoria manco l'abbiamo mai incontrata. Se è viva, non l'abbiamo mai incontrata. Vero. Se è dentro Ranni non ci ha dato il permesso di
godere. Let's go. Immaginavo. Immaginavo. Niente. E allora a questo punto maniero finito. Non credo ci sia altro. Maniero finito. Maniero finito. Quindi possiamo uscire. Oddio, qui? Ci sono stato? No, in realtà. Sono entrato nel maniero, ma non sono mai stato qui. Anche perché io sono corso dritto verso il maniero. Oh, guarda, tu non hai idea. Io prima di rendermi conto che il maniero aveva un'altra apertura ci ho messo ore. Perché anch'io ero rimasto completamente coinvolto. E allora io ti direi pausa, nel senso, torniamo indietro dove eravamo rimasti con la vera esplorazione, prima di... oh mio Dio, Rogier ha detto maniero. Torniamo indietro, siamo qua. A meno che tu non abbia una particolare roadmap per quanto riguarda il raggiungimento del luogo della challenge. Allora, qui mi rimetto a te. Io ti direi, visto che in realtà non è una challenge come il Cavaliere del Crogiolo, ma che dir si voglia, specialmente se poi, non credo onestamente, ma se tu avessi difficoltà, io ti do un paio di chicche e la violenti. Questa è una challenge molto più breve, molto più soft, perché Liurnia non offre particolari difficoltà. Ok. Quindi per diventare... In generale, intendi? In modo, in generale. Per renderla particolarmente frizzante ho pensato, devo inventarmi qualcosa di artificiale. In questo caso è utilizzare contro il Drago Smarag soltanto consumabili e in caso si voglia utilizzare frecce, se con un arco più zero al massimo numero di 50, con oggetti, ricette e diciamo strumenti ottenibili a Sepolcred o Liurnia. Quindi quello che ti consiglierei io è che c'è il modo logico per te di sbirciare nel luogo dove si trova la creatura anche adesso per una semplice ragione. Ok. Apri i tuoi oggetti di mappa. I miei oggetti di mappa, ok, sì, certo. Eccomi qua. Vai a vedere la mappa che ti avrebbe segnato dove si sarebbe dovuta trovare la chiave scintipietra. Alla tua sinistra. Eccola qua, questa mappa del ritrovo. Trova quel posto e affronta la sfida. Ok. Ah, giusto che c'era effettivamente la mappa. Allora, è un'isoletta. Non qui. Non qui, credo. Perché questa è Sepolcride. E questa è un'isoletta. Controllo di nuovo, ragazzi, ma... Guarda bene. Però quella è Reia Lucaria. Ok. E Reia Lucaria è qui. Quindi è ovvio che io non la veda. Mi manca ancora la mappa. Beh, Reia Lucaria, in che se... Quella è Leyndell. Ah, quella è Leyndell? E vabbè, io avevo un teleport per Reia Lucaria. Aspetta. No. Reia Lucaria è l'Accademia. Io non avevo un teleport per Reia Lucaria? Sì, ma Reia Lucaria non è a Leyndell. Che stai controllando? Aspetta, fammi capire cosa stai pensando. No. Allora, io avevo trovato una grazia con un teleport che mi portava a Reia Lucaria. O mi ricordo male. Che è dove hai trovato la mappa, certo. Ok, e dov'è però quel teleporto? Non me lo ricordo. È quello lì, è Reia Lucaria, al centro del lago. Ah, minchia, è perché abbiamo fatto quello spostamento in alto per andare al maniero. Che coglione. Adesso abbiamo sbloccato una mappa di sopra e quindi Reia Lucaria è sotto. Riflettici, Reia Lucaria l'hai sempre vista sotto i tuoi occhi. No, ma quello certo, però ero convinto che fosse sopra il maniero. Invece sotto. Perché l'altra volta abbiamo sprintato verso il maniero. Io ero convinto che avessi ancora da sbloccare la mappa di Reia Lucaria. Esatto, raga, SIP 1, Sidonia 0, ovviamente. E allora è qui. È all'incirca qua. Sei stato bravissimo.
Ora, controlla le ricette che hai, controlla gli oggetti che hai, creati un piano. I draghi non sono nulla di nuovo per c'era te. C'era scritto 50 frecce nel... Se usi le frecce, massimo 50, sì. Solo oggetti. Solo oggetti. C'è un trucchetto che ti dirò solo qualora tu fallisca ripetutamente. Solo oggetti, però se sono frecce, massimo 50? Bravissimo. Ci devo... E posso combinarli gli oggetti fra loro? Qualunque cosa, nessun limite. Potrei avvelenarlo con questo vaso? Smart. Fa danno il vaso quando colpisce? Uno. Ok. È uno schiaffo sulle dita. Il sonno, vabbè, rip. Che famo. Il sonno su un drago. Il fuoco, idem con patate, su un drago mi sembra molto poco smart. L'olio è... È una combo che dovresti utilizzare troppe volte. Sarebbe olio, fuoco, ma me... Il veleno... Potresti, eh? Alla fine che ti costa? Hai tutto... Cioè, crafta? Il veleno non è una cattiva idea. Magari non ne basterà uno per avvelenarlo. Ne ho però, quattro però, capito? Sappi però che magari per impulsività, ovviamente adesso non ti viene voglia di rileggere la descrizione, ma se lanci il vaso, esattamente come in Dark Souls 1 con lo sterco, ti avvelenerai anche tu, quindi preparati delle difese contro il veleno, io magari dei oli, eccetera. Ti direi che vado con la freccia che causa sanguinamento. Molto, molto smart. Questo è assolutamente saggio. Mettiamo l'arco... vediamo un po' quello che scala meglio forza. In realtà l'arco lungo sembrerebbe il migliore, perché altrimenti devo andare per l'arco pesante, ma l'arco pesante non usa le frecce, giusto? Esatto, usa solo le frecce pesante. E invece con le frecce normali, se vado rapido di sanguinamento, secondo me si gode abbastanza. Mettiamo st'arco lungo. Siamo contenti, ragazzi, che stiate riuscendo a comprare. Fantastico. Si pogga, ragazzi, si pogga, bravi. Fateci sapere, taggateci nelle foto, ma soprattutto fateci sapere se vi piace. Sì, esatto, esatto. Ma questo? Beh, in effetti, tu qua non hai esplorato, eh? Eh no. E anche droppato. Dardo, 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 pazzo. Scudo di legno bianco azzurro. Let's see. Piccolo scudo tondo di legno con rinforzi metallici. È leggero e facile da maneggiare, ma non offre la resistenza ai danni propria degli scudi interamente di metallo. Si dice che la foggia rappresenti le stelle del cielo notturno, presagio di un destino che sarà a new age to begin, maestro. Te l'ho detto che quell'opening è più smart di quello che non sembrasse. Oh god. Non si può fare facca l'ascita? No, perché... Si può fare facca l'ascita, ma non da lì. Non da lì. No, vabbè, però a sto punto siamo qua, balliamo. Che dobbiamo fare? Esploriamo, esploriamo, dai. Bene. Cioè, a sto punto siamo qua. Un pugnalino tattico, sgravato, pazzo. Ci piace. Via. Cosa? Cos'è successo? Maestro, è l'arte dei fantocci. Gli sono passato attraverso con la spada. Wow. Oddio, oddio. No. Ok, osserviamo un attimo come funziona. Carri con i volti dei giganti. Eh sì, perché li vogliono richiamare. Mm-hmm. Ma sono guidati, lo abbiamo visto adesso il tizio Michael Schumacher lì. E sono in fat roll.
Oh shit. Mi sa che il peso del lupo non me lo posso permettere. No. Bocciolo di fuoco è nuovo, sai? Oh yeah. Fiore simile a un tizzone mezzo incenerito che cresce sulle vette dei giganti. Az. Mai sentite prima? No, però sappiamo che gli stregoni, o meglio, gli astrologi erano loro vicini di casa. Bravissimo. E quindi vette, montagne, insomma. Sì, sì. Quindi in verità loro probabilmente richiamano con i carri giganti perché fanno parte della loro storia. Mm-hmm. Chissà se però ci hanno combattuto o erano vicini di casa da rispettare. Non ci hanno mai detto in che rapporti fossero, vero, gli astrologi giganti? No. Ci hanno solo detto che erano vicini di casa. Sì. Sì, va bene. Comunque, gli accampamenti dei soldati del cuculo sono qui. Quindi credo che loro stessero difendendo Reia Lucaria? Beh, lo sai, ci sono stati appunto scontri tra i reali cariani e Reia Lucaria, quindi... Sì, però i soldati da che parte stanno? I soldati del cuculo da che parte stanno? Perché l'accampamento è qui. Sì. Difficilmente fai un accampamento nemico a 3 metri dal... dalla scuola, no? Diciamo... Dipende da quanto e quale tipo di resistenza fa l'accademia. Questo è vero. Sentito un po' di godo. Ho sentito un po' di godo. Sì, sì, c'è uno. Questa... sbrilluccichio. Aha. Non lo so, non capisco se sia un assedio o se la stiano difendendo. Immagino avrò le idee più chiare lì dentro. Sicuramente. Dov'è questo suon di godo, mannaggia? Sarà meglio per te che tu sia una bella cenere di guerra, perché se sei un ricarichino di mana mi incazzo. Dov'è? I suoni li senti da grandi distanze, quindi potrebbero essere anche... una leggidita! Ma quella leggidita? Infatti! Mai vista, prima. Sti cazzi del godo. Questo è il vero godo. Ah, mi raccomando. Dimmi. Attento all'inglese, non ai sottotitoli, ok? Ok, ok, ascolto allora. You, please, I can read them. Your fingers, please, your fingers. Te lo do il mio dito, non ti preoccupare. Oh, bless you. Oh. Michaela's favor. Can be yours. Slaughter. 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 The all-hearing slaughtered. But alas, it was for naught. But all you need do is snatch it from the big pot. Pity the poor, poor fool. Cosa? Allora ha detto che... lo so, un bel rebus, o meglio, peggio di un rebus. Lui ha detto che noi ci potremmo ringraziare i favori di Michela, in generale comunque la sua stima. Colui che tutto ascolta è stato ucciso. Ok, che in inglese dice? The whole hearing has been slaughtered, ha detto, no? Has been slaughtered. No, scusa, no. Dice the whole hearing slaughtered, senza has been. Quindi è il contrario. Lui ha ucciso, non è stato ucciso. Ah, e io invece l'avevo interpretata comunque come the whole hearing è morto.
No, perché manca proprio il verbo. The whole hearing slaughtered. No, però in inglese la puoi rendere. Ah, è vero, sì. Così. Sì, sì. Guarda, intende assolutamente il contrario, anche per il ritmo della voce. Intende che l'all hearing ha massacrato, non è stato ucciso. Ok. E anche per questo che poi suggerisce ancora... In italiano scrive morte, morte, morte. In inglese dice massacro, assoluta tortura, schifo, eccetera, eccetera, eccetera. Ok, io l'avevo interpretato semplicemente come una costruzione molto poetica, quindi the all hearing slaughtered. È quello che avranno interpretato sì. I localizzatori. Però tu l'hai visto dal giapponese. Mm-hmm. È assolutamente l'assassino, non l'assassinato. E quindi Michela sarebbe... morto, ucciso dall'All Hearing, ma l'All Hearing allora è Ofnir, ha un sacco di orecchie. In effetti la cosa torna, eh? E quindi Michela sarebbe stato ucciso? Michela è morto? A cui ti lascio completamente andare. Però se non Michela chi? Ah no, è vero, la mia chat che posso leggere ha ragione. In italiano ho scritto mattanza, massacro, mentre in inglese slaughter, è vero, ho invertito i dati, è vero, pardon. Slaughter, è vero. Vediamo se riusciamo a ripescare un attimo il salvagioco recente. Breve clip, 5 minuti, dovremmo beccarla ampiamente. Sì, ha voglia. Lo riascoltiamo. Ce lo rileggiamo. Però... eccoci. Quindi in teoria è Michela che va preso dal grande vaso. Quindi Michela è dentro uno di quei vasi con gli organi? Ah, lo ripete? Amici. Quante volte vuoi? Sono abituato a dialoghi che vanno via. Lo so. Io ho finito la sip. Io sto osservando la seconda con estremo godo. E mi sa che me la sparo a breve. Così non ricordare, cioè così non notare Reia Lucaria sarà l'ultimo dei problemi. Esatto. Michela's favor can be yours. Slaughter. The all hearing slaughtered. But alas, it was for naught. But all you need do is snatch it from the big pot. È ambigua effettivamente in inglese. Minchia. Perché capisco che possa dire lo ha ucciso il tizio che tutto sente. Ma più che altro perché questa legge dita parla in maniera un po' strana. Eh sì. E un'altra volta sto cazzo di bling bling. Ma che cazzo è? Se fosse magari sotto sì. Infatti. Sotto c'è un granchio aggressivo. Sento, è qui sotto. Qui sembra proprio l'epicentro della goduria. Mi sa che è sotto, ragazzi. Dovrebbe essere sotto il ponte di Baracca, dove c'è un omin che fa la cacca. Come lei ben sa, maestro, in quanto esperto di Elden Ring. Sono cose che non devo neanche sottolineare. Esatto, talmente banali ormai alla seconda run. Ma si può fare il tetto? A voglia. È quello che intendevo. Ed è consigliato, cioè i migliori giocatori di Elden Ring lo consigliano. Lì c'è un seme d'oro, amici. Il tetto è fondamentale. Però intanto sentiamo sto rumorino da che cazzo proviene, perché...
Che zona stramba, bizzarra e beffarda da esplorare. Attenzione, potere della sip. Guardami, sono agile perché ho bevuto dell'ottima birra. Madonna, che male che faccio con la sip. Guarda lì. Rollo un po' male con la sip, però vi assicuro che prendo le kill. Qui siamo nel mondo dei maghi. Niente. Mondo dei maghi, cos'è Kingdom Hearts? Dove cazzo è sto robo? Che fa chiasso e sbrilluccica. Posso dire che è vicinissimo e stai cercando nel modo giusto. No, ma di sicuro è qui sotto a sto punto, però dove? Ma vaffanculo, vai. L'ho visto. Ah, Hangard. Ma non posso fare l'Hangard? Come faccio a prenderlo? Mi sa che mi serve per forza l'arco pazzo. Eh no, Franco. Si gode, carica avanti. Sembra anche buona. Cenere di guerra. Carica avanti. Carica velocemente in avanti con l'arma all'altezza del fianco, concludendo lo slancio con un affondo. Tieni premuto per coprire una distanza maggiore. Usabile su armamenti inastati perforanti, spade perforanti pesanti e lame gemelle. Lameranni, insomma, per capirci. Allora, a questo punto, senza ulteriore indugio, facciamo il circumnavigo. Quanto cazzo ho paura di perdermi oggetti nei vicolini, tu non hai idea. Lo so. È stronzo sto posto. Assomiglia molto alla Ringed City. Vero. La parte... Sì, nella sommersa, sì. Sì. Esatto. Un seme di godo. Niente, sono una persona debole, maestro. Sto chiedendo una pribottiglia. Smart. No, ragazzi, il sito delle birre se dà errore perché siete in troppi. No, siete in troppi, ragazzi. Farete. Davvero. Allora, sono sicuro che non saranno comunque abbastanza per servire tutti, però piano piano. Piano piano. Smart e ubriaco, esatto, ragazzi. No, in realtà non. Cioè, ancora sono lontano dall'ubriachello. Ah, Chiara me l'aveva già lasciato, mamma mia. 140 IQ. Ragazzi, tocca fare un attimo un po' di sippatine. Maestro, alla sua, non so lei a che. Nino, la riempi di schiuma. Lei stia tranquilla. E io ne sono portata solo una perché sono stato di... Lei è stato un po' di Lost Wall. Esatto. Allora, in teoria Via dei Draghi 37 è qui. Però prima abbiamo la Sardegna. Visitiamola. Ah, vedo che ti stai incuriosendo. Sì. Tanto sto chiedendo infos. E questi? Ah, ok, sono piante, credo, di ghiaccio. E non più velenose, a giudicare da
Questa è magia. Infatti stavo per commentarti. In verità non mi ha dato nessuno status, quindi probabilmente è proprio magic. No. Lo sapevo io, era inevitabile, ragazzi. A sto punto resisto, e magari faccio un bel carichello. Infatti stavo per dire, tanto loro si stunnano. Ovviamente io non sfrutto mai niente, però. Ok. Fantastico. Let's go. Maestro, si offende se non uccido le altre 40 miliardi di piante? Sono il classico commitment mal posto, non ti preoccupare. Ok, perfetto. Però li rompono i coglioni, eh. Ma loro... Mamma. Loro li vorrei osservare molto meglio, sono nuovi. Non li ho mai visti, credo. Mai. Sono degli esseri mezzi rettili. Sembrano tipo i semiumani. Sì. Quindi forse altre atrocità del crogiolo. Mezzi rettili, mezzi uomini. Mezzi anfibi. Oh no. Dai, droppa qualcosa, fammi sapere di più su di te. Bastardo. Ma loro droppano bella lore per loro, quindi ce la farai. Sì. Muy bien. Ah già, ma io avevo il nuovo Perry, non ci ho pensato, ragazzi. Tu hai il Perry rotto. Cazzo, me ne ero dimenticato. Ah, reflega. Esatto, tu hai reflega. Ma dove sto andando? Sto sbagliando, in realtà la Sardegna è di qua, ma ci sono dei nemici che hanno preziosa lore. Ehi, bro. Ehi, bro. No, niente, bro. Non penso che lui sia perriabile, vero? Lo è. Anche il tizio con l'asta gigantesca? Yes! Il perio! And not a single lore was dropped that day. No! Intanto do una comunicazione di servizio alla chat, visto che chiedevate, alle chat a dir la verità. Come vi spiegavo, le spedizioni della birra non sono spedizioni normali. Lo vedrete quando vi arriva a casa. È una scatola un po' particolare, che è omologata, particolarmente grossa e piena di roba dentro. E c'è una promozione però che vi permette di risparmiare un po'. Il numero di casse che vi consiglio di acquistare è 2, perché... La spedizione costa 11 con una singola cassa, ma 14 con due. Perché tanto alla fine la scatola è la stessa. Quindi vi conviene. Chiaramente poi, quando le comprerete da noi dal vivo, non c'è spedizione. E vaffanculo.
non sto riuscendo a perriarli? Oh no, ma quella è una pianta. Oh no. Che coglioni. Ma che cazzo era? La pubblicità della Lines? Ma hai visto che ha fatto? Non ho visto, no. Ma ha fatto la ruota. Bravissimi. Guarda là. Però sono TikToker, è vero. Oh, ma nessuno che droppa qualcosa, ragazzi? Ma che succede? Si beve la birra, si smette di droppare? Basta, birra cancellata, maestro. No. Sip is cancelled. Quartiere del tempio. Quindi questo era un tempio. Ormai... cioè, era il quartiere del tempio, tempio ormai caduto. In teoria potrebbe essere utile provare a esplorare qualche ingresso semi-sommerso, magari appunto solo semi. Cioè, quando Elden Ring mette una macro icona, mi insegna che c'è qualcosa da sgamare. Ci sarà un tesoro. Capito, un tesoro, una roba. Forse devo salire? Devo fare un po' di anorlondi... Anorlondini? Ci provo. No, anorlondata. No, mi sembra di no. Però il tesoro c'è, non mi faccio prendere per il culo dai signori della Lines. Essendo rotto, devo ragionare come Shin Megami Tensei 5. Cioè, proprio perché rotto, il level design avrà la chicchetta che mi permette di esplorare una zona devastata. Un buco nella struttura. Da qualche parte un tesoro probabilmente c'è. Ci deve essere qualcosa, se no non mi avrebbe segnalato in mappa. Tu ancora non hai trovato nulla lì, vero? Zero. Quindi... zero. Allora, ok, ok. Sì, sì. Forse lì dentro? La struttura è un po' particolare, guarda. E infatti, eccolo qua. Smart. Found it. Comunque, bravo. Loro al contrario... accetta fendi ghiaccio. Aspettate, vi dico subito... cosa stavo per... palle... cosa stavo per dire, ma prima leggo. Fendi ghiaccio. Accetta con lama ricoperta di ghiaccio. È uno dei numerosi doni offerti da chi? Castle Soul? Nel profondo nord. Quindi molto più a nord di Liurnia. Sì. Nota con l'appellativo di foschia congelante, la lama sembra avere origine da una scaglia di drago. Infligge gravi effetti da assideramento. Quindi ci sono anche draghi del ghiaccio? O la è una scaglia di drago infusa con ghiaccio? Esatto, e qualunque sia la risposta, è bello perché quest'arma è proprio una scaglia. Sì. Tra l'altro, destrezza più che forza, ma è un'accetta, che strano. Forse perché causa assidramento. Benissimo. Dicevo, loro non sembrano per niente legati alla stregoneria, in verità. No, non sembra proprio. Guardali, sono dei peasant. Se soltanto ti droppassero, cazzo. Certo. Allora, sembrano aver subito o una mutazione o sono, boh, uomini lacustri. Che in realtà esistono come tali nel mondo di Elden Ring, punto. Oh no. Trappole di cazzo. Mi piace questa narrativa. Sì, assolutamente.
Ah, ma sono... in realtà non sono trappole. Pensavo che fossero come quelle robe... che tiravano spell barra marionette. Invece no. Sono ricarichelli... pacifici ricarichelli di mana, quindi... che si allontanano da me pericolosamente, però. E? Bro, mana! Ehi? Il mana promesso dov'è? No! E non andare via, accorciamo le distanze. Ok, ce l'ho fatta. E? Maestro! Dica! Perché mi scammano in continuazione questi? Che è successo? Ah, non mi ridanno niente! No, ma loro non è che drop. Ma nel senso, in che senso non ti danno non niente? Non dovrebbero ricaricarmi il mana? Ti ricaricano le ampolle di mana! Ah! Mio Dio, sta sip però! Vabbè, no, questa cosa non l'ho mai capita, non c'entra niente la sip. È che le ampolle di mana le ho svuotate tipo dopo 20 minuti di gioco. E non le ho mai più usate. Pensavo mi ricaricassero il mana. No, sono come quelle di HP. Giustamente. No, no, raga. Oh. La challenge. È lui. C'è arrivato. Esatto, ragazzi, non è la sip, sono rincoglionito io, bravi. Ok. Piano d'azione. 50 frecce insanguinate. L'arco sarà sufficiente? Penso di sì. Cominciamo? Si può usare l'arco sul cavallo? Non l'ho mai provato. Si può. E faccio lo stesso danno? Preparati bene. Sono pronto in realtà. Che devo fare? Cioè, ho tre ampolle, ma è... A posto. Oddio, un consiglio te l'ho dato prima. Sì. Leggi i vasi del veleno. Sì, assolutamente, anche perché li ho craftati. Allora, oggetto creabile con un vaso incrinato, va bene. Scaglialo contro i nemici per infliggere progressivamente un veleno mortale. Sii prudente perché i vasi intossicano lentamente anche chi li porta con sé. Chi li porta, nel senso se ce li ho direttamente equipati? No, se li usi. Ah, se li uso. E allora per ora i vasi lasciamoli stare, li usiamo alla fine come last resort. Ok, va bene. Massimo 50 frecce, ma... se uso 50 frecce poi posso arrangiarmi con altri oggetti? Certo. Oltre alle 50 frecce. Perfetto, allora. Dardi d'osso avvelenati. Perfetto. Dardo di ghiaccio. No, di cristallo. Potrebbe fare male in verità. Chissà. Pugnale da lancio gli facciamo uno probabilmente. Dardo d'osso. Gli facciamo due. Still better than zero. Poi non abbiamo altro, vero? Vabbè, mettiamo anche i vasi, che non si sa mai. Scheletrini no, perché non valgono come oggetti. E quindi al posto degli scheletrini mettiamo... altri... 50 dardi d'osso. Dardo d'osso avvelenato riesco a farlo? No. Non ho proprio la recipe. La recipe. Non ho altro da lanciare, amici. Non è vero, la scintipietra del cuculo. Oh! Ne creo tre. Probabilmente questo è un drago magico, quindi gli farò il solletico. Però... però intanto... ok, ragazzi, parto con le frecce, ok? Mi anequippo queste frecce per evitare di sbagliare, ok? Così posso solo tirare l'R1. Vado. Minchia, ma quanto danno piglia? Beh, te l'ho detto che avresti avuto buone chance. Sì, però aspetta. Con calma, Non sottovalutarlo. Ma più che altro non devo... oddio! Non devo sprecare le frecce. Merda, cattivissimo. Via.
Maestro, glielo devo proprio dire, non ci sono più draghi di una volta, però, eh. Oh, ma quando sanguini, testa di cazzo? Non è vero! Lato sbagliato! Non è vero, sei bravissimo! Ok. Attenzione! Ok. Oh, non ne tira un altro! Ok, fa schifo! Puoi anche loccarlo, comunque, eh? L'idea! Ma volevo prendergli la testa! Minchia, pure prendergli la testa! Dai, dai, che questo sanguinamento entrerà! Prima o poi! Oh, è entrato! Via! No! Via! Oh, cazzo! Si era fermato a lanciare roba. Mi ha mancato non so per quale grazia divina. È che devo massimizzare il danno. Ok, buono. Sei quasi a metà vita però, eh. Sì, sì, è che anche a metà frecce. Ragazzi. Vabbè. Via, via, questa a cavallo è difficile da evitare. Ok. Aiuto! Mi è quasi morto Torrent, eh. Oh, fuck. Beh, puoi curarlo in caso. Sì, con l'Estus, mi pare. Sì, quando via. Morto, sì, occhio. Di qua, di qua, di qua! No! Stai bene? Stai vivo? Baby! Sippa! Sippo, adesso sippo. Cosa fa? Oh no, il godo! Sì, sì, la uso, l'Estus, non c'è problema. Ah, ci arriva, faccio poco danno ma ci arriva. È che secondo me sono poco consistent con la frequenza di frecce. E sto sanguinamento. Il sanguinamento ha diverse ratio, sì, di entrata a seconda di dove picco? No. No. Ma più volte glielo fai, più gli si alza la resistenza. Ah, ok. Giusto. Cristo. Ho sbagliato tutto. Sei vivo però. Sì, è senza frecce. E senza, okay, sanguinamento. Fuck. Ok. Cos'hai? Tanta merda. Penso che la roba di scintipietra gli farà il cazzo. Ok. Gli farà il solletico. Allora, intanto qua in chat mi dicono che con qualche, addirittura con delle weapon art, colpendo in testa entra più spesso, che è interessante, però è un po' un setup avanzato. Quello che posso dirti è, puoi chiedermi un consiglio in qualunque momento, ricordatelo. Ah, però aspetta, c'era piumata la freccia. E piumata mi sa che fa più male. O addirittura, no, dardo no. Fa leggermente meno male, però entra ha un più range sanguinamento. Molto alto. Ah no, ok. No. No, ha range più alto. Però range più alto, misso meno. Sì. Però mi sa che devo, sì, potenziarmi l'arco, ragazzi. Perché se no non gli faccio abbastanza danno. A mio avviso. Ma non puoi potenziarti l'arco, è nelle regole. Ah, è nelle regole, perdonami. Arco più zero. Ho cercato di guardare il meno possibile quell'immagine. Hai fatto bene, bravo, bravo. Però, guarda che se vuoi ho un consiglio che ti stuzzicherà molto. Ok. Sì, so che stai dicendo il palle, lo so. Il palle, palle, il palle, palle. Sì, Però devi chiedermelo. Il palle? Cosa? No, il consiglio. No. Allora, per ora no. Okay, facciamo un altro try. Ma non c'è una marica come l'altra volta? Una chiesa di marica, intendi? No, una statua. Aguilla aveva la statua della benedizione di Marika accanto per il respawn.
Oddio, dovrebbe forse. Però io sono respawnato a fanculo. Forse no. Oh, miscliccato io. Ok, so che non capirei cosa dico, ma mi permetto di dire che From Software in un paio di cose è veramente mancato di avere palle in Elden Ring. Okay. Comunque, vabbè, non ti preoccupare, ne riparleremo. Comunque, la cosa buona è che non ho usato niente a parte le frecce, e con le sole frecce si fa metà vita con un solo sanguinamento. E secondo me possiamo ottimizzare a due sanguinamenti. E poi arrangiarci col cazzo che c'è. C'è una grazia vicino però, in realtà, se, anche se non c'è magari lo spawn, dovresti riuscire a trovare... Vediamo se la trovo. Leggermente più a sud. È ancora lunga. Ragazzi, sono contento che abbiate tutti quanti preso le birre, fateci sapere come... Oh. E credo siano finite, ragazzi, ma ve lo confermo a breve. Cavolo. Wow. Vediamo un po'. Yes, ragazzi. Sold out. Grazie mille, grazie di questo splendido lancio. Chi non è riuscito a prenderle oggi le prenderà la prossima volta, che sarà prestissimo. Sì, e me lo hanno confermato adesso. In questo esatto momento mi è arrivato il messaggio, sold out. Grazie ragazzi, grazie del supporto. Sold out. E a voi, fateci sapere come sono. Sì. Spoiler, bone in culo, cazzo. Bellissimo. Vi rifarete, ragazzi, che non sono riusciti a prenderla, sì, no, ve lo assicuro. Esatto. Credetemi, puntiamo già a ridarvele settimana prossima. Allora, sul cavallo per forza, perché ci sono alcune... Ma senti una cosa, ma se io mi busto con la spada... Sì, sì, sì. Assolutamente sì. Cioè, se io fo bustino così, scusami, e poi arco, funziona, funziona. Ok, funziona. È la base del buff nei Souls. Ok. That's how it's done. Anche se ti consiglierei il target, non devi per forza mirare. Semplificati la vita. Però guarda che misso. Sì, allora, se non miri devi azzeccare il ritmo. Se miri ti esponi ed è pericoloso, ma scegli tu. Va bene, dai. Your choice, your game. Buonissimo il range delle piumate. Diciamo che quando sono vicino dovrei loccare. Sono in fat roll. Oh fuck. Ah, per la runa. Shit. Dov'ha? Ehi. E dai, non mi far partire il buff. Il buff però non mi aumenta quanto ticca la... il sanguinamento, no, vero? Oh, sanguinello! Go! È partito a molte meno frecce. L'altro sanguinello era partito a 19, mi sa. Avevo missato di più. Mi devo spogliare, ragazzi. Non avevo tempo di fare esperimenti, ho tolto tutto. Lo sapevo io. Via. Per voler fare min max in DPS stavo rischiando la pellaccia, ragazzi. Mi dicevi che la testa non aumenta il proc, vero?
non ho fatto quel livello di mining, però puntare alla testa non è mai un male. Il danno sicuramente aumenta, il resto non lo so. Con calma e per favore si fa tutto, ragazzi. Ecco qua. Boost. Via l'arma, dentro l'arco. Target e via. Tanto ste frecce ci arrivano. Cristo. Ti prego, sanguina, bro. Via. Dagli che la soddisfazione se la merita. E vai. Oh no. Oh no. No, la mossa segreta. Lato sbagliato. Ma è andata bene. Dove vai? Oh mio Dio. Due. Uno. Frecce finite. Ok. No, che cazzo fai col binocolo, coglione? Il binocolo. Ok, 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 ok. Non ho più boost, ragazzi, ma ho tanto amore. Lo vuoi avvelenare? Sì. Nice. Vieti sto dardo, anche 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 sto dardo. Oddio! L'ho avvelenato? L'ho avvelenato, Sì! E adesso tardi dosso! Breath of the Wild sounds. Oddio! Bevi, maledetto pazzo. Ok, buono. Sì. Tarda, tarda tutto. Daredevil. No! 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 Vabbè, alla prossima è fatta, ragazzi, dai. È fatta, è fatta! Non pensavo mi arrivasse quella sbrettata. C'eri, c'eri, c'eri! E me lo sentivo in saccoccia, ragazzi. Avvelenamento top, comunque, in questa challenge, Avvelenamento top, però ho finito i dardi. Devo usare i vasi sto giro. O forse mi conviene la freccia avvelenata. Entrambe, esatto. Cioè, ricordati che... O magari 25 avvelenate e 25 sanguinamento, così il threshold è minore. Esatto. Che ne dici? È un'ottima idea. È un'ottima idea. Anche perché non ho materiale. Però i dardi valgono? Sì, certo. Ok, ho un po' finito tutto, ragazzi, quindi sono nella merda. Se vuoi ti do il consiglio anche, eh? Abbiamo anche il consiglio, vero? Però abbiamo anche tanti dardi dosso. Ok, 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 okay. Beh, il concetto è che abbiamo ancora diversa roba da usare. Ho tante frecce, raga. Ho veramente tante frecce. Possiamo usare le persecutorie. E poi possiamo usare anche la balista, volendo. Che è anche più nel nostro pedigree strength. Via questa, via lo scudo. Magari ci vestiamo un attimo. Facciamo il controllo armatura. Sono ancora mid, così probabilmente fat. E infatti. Però magari con dei calzoncini un attimino più. Ecco. No, e invece no. Qualsiasi calzoncino. Siamo al limite, quindi. Allora, meglio che nudo, raga. Meglio che nudo. La balista vale. Ah, però è più 2. Ah, no, 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 no. Balista più 2 no. Arbalesta. I dardi d'osso con cosa vanno? Con l'arbalesta vanno? Con qualunque balestra. Ok, perfetto. Allora è quello che volevo. E questo dà anche marcescenza scarlatta. Abbiamo 10, 15, 10, 10. Quindi le frecce le copro praticamente tutte. Con arco più balista.
Buono. E mo si viaggia. In realtà il maestro aveva parlato di arco più zero e basta, quindi non posso usare l'arbalesta? Beh, ma la balestra equivale a un arco. Ok. Cioè, è la stessa cosa, non è un problema. Cioè, se il personaggio non ha destrezza, deve poter giocare la sfida, ovviamente. Ma cazzo, ma l'avevo fatto, sono stato stolto io. Mi sono sentito la sfida in mano e ho detto, vabbè, dai, è fatta, giochiamo. E lì sono morto. Sì, sì, ragazzi, l'arbalesta è livello 1, ne sono sicuro. Ne sono turbo sicuro. Maestro, abbiamo fatto una gran birra, è proprio buona. È fighissima. Me la sto bevendo con gusto. Ferma. Quindi, boost. Frecce, 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 frecce. Facciamo prima tutto il sanguinamento, poi la marcescenza scarlatta. Magari. E ce l'ho. Ah, hai la marcescenza? Eh sì, in alcune frecce, credo. Minchia. Sì, marcescenza scarlatta. Porca troia. È forte? Vabbè, ho capito. Minchia, sei forte. E allora la provo subito, dai. È la tossicità. Ah, minchia, potevi dirmelo prima. Cioè, marcescenza scarlatta si gode. Signori, al solito, alla vostra zippatina. C'è una grazia, dove la vedete la grazia? È più a sud, sì, è a sud. La grazia era lì vicino. È che non la vedo, solitamente è visibile dalla distanza, ma con questo ambiente piuttosto nebbioso, un po' milanese, non vedo una sega. Però c'è una cenere di guerra, credo. Ma che cazzo? Ma è sparito subito. Forse l'avevo già incontrato, uno di quelli che sparisce immediatamente. Eh sì, magari funziona in maniera diversa. Devo prenderlo in stealth, probabilmente. Esatto. E ormai però siamo qua, danziamo un attimo. Magari mi dà cenere di guerra del godo definitiva. E se faccio il plunge? Secondo me anche il plunge funziona, non è il tempo di... infatti. Buono. Ok, dove cazzo è la grazia? E ragazzi, vi consiglio sì di scrinnare l'acquisto se non vi è arrivata la ricevuta, banalmente perché avete mandato i server in banana, ma non vi preoccupate, se avete comprato la birra sarà a casa vostra. Sì, sì. Ci mancherebbe altro. Oh, io sta grazia non la vedo, eh. Vabbè, tanto si fa sto try, ragazzi. Easy. Questo è il try in cui viene giusto, Cesso. Perché noi abbiamo la marcescenza turbo forte. Come funziona? No. Cosa cazzo è successo? Come funziona? Questa non può mirare? Le balestre servono due mani. Ok. Ok. No. Non lo missare. Devo impartirgli la marcescenza e non ci riuscirò mai così.
Niente marcia scienza, ragazzi. Cazzo. No. Devo fare un po' di giochetti con le armi come ai tempi di Dark Souls 1. Quando alza la testa, che fastidio. Sanguina, bastardo. Ma Cristo. No, il soffio. Non sono attrezzato molto bene. Ora che ho perso le frecce, devo comprarle da qualche parte. Allora, in realtà puoi craftarle. No, ho finito tutto il cazzo che avevo. Guarda. Hai finito? Ah! Allora è arrivato il momento del consiglio magico. Ok. Allora, a sud di Sepolcride. Ok. C'è un certo mercante. A sud di Sepolcride, sì. Qui tipo. Sud. Più verso est. Okay. L'altro. Ok, ok, quindi questo qua. Esatto. E vende freccettine? Vende una certa cosa che ti inviterei a provare. Spero di avere rune in tasca, però, perché ho zero rune. Essendo morto. Ovviamente. E allora, ovviamente non ne hai. Però prima puoi... le vado a comprare. Cioè, prima le vado a recuperare. Esatto, recupera. Varrà la pena. Peccato, perché perdendo quel trail lì... Cavolo, sì, era fatta! Era, era fatta. Fatta! Ho consumato tutte quante le mie risorse. E avendo un personaggio solo forza... Mm-hmm. Fa cacare il danno normale di queste armi. Cioè, questo è quello che ti sto dando quel consiglio. Cioè, questa challenge è molto più semplice di quella del Perry. Sì, però ovviamente hai risorse limitate, quindi... Sì. Ho sbagliato. Dove cazzo è il tetto? Ah, qua. In realtà non esatto. È quel tetto che cercavo, ma va bene. Però funziona comunque. Sì, sì, sì. Se lo avveleno, quanto dura l'avvelenamento? È un tot di danni fisso, quindi... Ah, ok. Non ti saprei dire. Deve consumarlo tutto, fine. Esatto. Quella statua? Ma questo qui è un campanaro? No, forse no. Pietra da forgiatura 2. Già, non male. Tostarella, raga. Non sì, tanto per quello che bisogna fare, ma per le conseguenze che non fai. Esatto. Sì. Però con quel mercante... cambieranno un po' le cose. Perché c'ha le frecce buone? Ha una cosa che forse non hai mai provato. Ok. Ti darà una sorpresa. Oh, questa era la grazia. Lasciami stare. Ho trovato la grazia del godo. Adesso prendiamo questo e ci teleportiamo da Mario e vediamo cosa vende. Tanto abbiamo 5k rune, credo. 6k ci compriamo il mondo. Ottimo. Andiamo qua. Allora. Eh sì, aspetta. Sono seduto. Allora, lui cosa vende vendi? Le frecce grandi? I cucri. I cucri. Salvo che tu... prova a lanciare un cucri a un nemico.
Ne ho comprati 95. Perfetto, ne puoi portare 30 alla volta. Ma mi si ricaricano poi o no? No. No. Fanno parte del combat, non sono tutto il combat. Però sono un ottimo consiglio, fidati. Allora, intanto me li equipaggio. E in teoria tra quello e tutto il resto... Se provi a lanciarlo contro un nemico ti renderai conto. Oppure anche contro il drago stesso. Infatti provo direttamente il drago. Che hanno un effetto semplicissimo. Stanno fottutamente male. Immagino. Sono il consumabile più forte del gioco. Ah. Esclusi. Lo sono sempre stati? Sì. In tutti i Souls. E boostando mi aumenta il danno. Che cazzo? Boostando mi aumenta il danno. O è fixed. Ok. No, scalano. Va bene, signori. E fanno anche sanguinamento. Fanno anche sanguinamento. Sì. Si cucra. Li ho appena provati e mi sa che ti ho dato il consiglio giusto. Va bene, si cucra, amici. Te l'ha resa. Merda! Quanto? Quanto? Ragazzi, fa più male della mia spada sta merda. Dio. Gesù Cristo. Io vabbè, ho fatto vedere un setup magico ai ragazzi, ma alla fine bastava comprare 30 cucri. Ragazzi, gli faccio 227 a cucro. Fa sanguinamento comunque. Beh, anche già, è vero. E vabbè. Vuoi del cucro? Vuoi del cucro? Oh merda, però non devo missarli. Sono preziosi. Vuoi del cucro? Vuoi del... Minchia! Ragazzi, ma che cazzo è sta roba? Tra l'altro non devo neanche cambiare la weapon, quindi proprio... Vuoi un cucro? Ecco un cucro! Vuoi un cucro? Ecco un cucro! Oh no! Vuoi un cucro? Ecco un cucro! Vuoi un cucro? No! Quando lo prendi di striscio fai comunque... No! Fai comunque un fottiglione di danno. Beh, ragazzi, è morto. Cioè, questo non è un consiglio. Questo è il codice Game Shark per catturare Mewtwo al 255. Un'altra volta. Stavo facendo mi sono fatto fregare. Ok, ma vabbè, tanto un miliardo di cucri. Ogni volta voglio andare vicino a questa spell e muoio. Mm-hmm. Cioè voglio andare oltre, poi mi rendo conto che sono troppo lontano dalla safe zone e muoio. Devo andare verso di lui. E invece sono andato all'indietro, di nuovo. Dovevo andare contro di lui. Cioè dovevo rollare verso il drago. Ho fatto lo stesso errore che facevo col ricettacolo puro per chi segue Hollow Knight. Hai raggiunto il ricettacolo puro? Sì, battuto. Madonna, che botte che tira sta merda. Cioè lui non ha capito niente, è iniziata la fight e è già morto. Ragazzi, a metà vita. Aia. Tiriamogli prima i vasi di merda, che ne dite? Oddio. No, mi sono avvelenato, vabbè, non importa. L'avrò avvelenato, sì. E ora lo incucriamo anche, ragazzi. Via. Mettiamoci la protezione del danno. Cucra bene chi cucra ultimo, amico mio. Non ho visto la mossa che faceva. Sono salvo. Ok, bella. Iiii. Ma ha già sanguinato, secondo me no. Una volta forse sì. Ma quando lo farà di nuovo?
Perché sono cucri. E sono pazzi. No. Dai, pazzi cucri. Merda! Eh no, allora vinco coi dardi d'osso, mi dispiace, devo fare il Sabaku no Maiko. A costo di morire. A costo di morire. Sì, sì. Visto che ho ricevuto i cucri. Sì! Sì, dardi d'osso pazzi! Ho vinto. Fantastico. Si patina? Si patina. Altro cuore di drago. Eh sì. Giustamente. Lui era di Scintipietra, avete letto? Smaragd Drago di Scintipietra. Esatto. Vabbè, challenge completata questa, direi. Senza troppi problemi, ma grazie al maestro. È strategica, è strategica. Oh, ma c'è un amico pazzo morto. Di Ray Alucaria. Ah, è giustamente la chiave di Scintipietra. Leggiamo. Oh, che poesia, che dietro ci sono i cucchi. Sono quelli che ho lanciato. Allora, leggiamo la chiave di Scintipietra. Chiave che apre i sigilli di entrambi i cancelli dell'Accademia di Ray Alucaria. Attiva la magia di trasporto bloccata dai sigilli. Le chiavi di Scintipietra ricordano chi le utilizza. E non possono... Come ricordano chi le utilizza? In che senso? E non possono essere cedute ad altri dopo l'uso. Ah. L'Accademia non ha simpatia per gli scansafatiche, quindi sono usa e getta. Sì. Cioè, nel senso che una volta che la usi è soul binding. O meglio, non sono usa e getta, forse io la posso usare più volte, ma solo io. Da quello che dice la descrizione. È qualcosa che non puoi passare. Però se muori, sì. Perché sto tizio c'è morto, io l'ho presa. Eh beh, certo. È una cosa, più che altro, che ormai, sai, con la guerra e tutto, ha perso un po' di uso. Eh sì. Beh, direi di continuare la famosa esplorazione che stavamo facendo. È un NFT. Dicevo, adesso devi... Esatto, resettati. Mi resetto, raga. Torniamo a fare quello che stavamo facendo 3 live fa, credo. E io pensavo al soul binding di World of Warcraft. Nella prossima limited edition della SIP, birra, sottobicchiere, bicchiere e cucro. Perché è singolare il cucro. Esatto. Da cucina, un cucro da cucina. Bro. Bro, facciamo il cucro da cucina, ti prego. Ti prego, ti prego. Solo perché lo voglio io. Il cucro da cucina. Il cucro da cucina. In limited. Lo voglio. Allora, da qui è tutto nuovo, eh? Esatto. E ci facciamo le tartare sblumbiane, esattamente. Datemi un secondo che ho un attimo le mani lontane dal joystick perché sto controllando che... Ok, tutto sia a posto, lo è. Sì, ragazzi, vi confermo ancora una volta il sold out. Perdonatemi se ogni tanto per questo lancio mi giro verso il PC per controllare cose, ma voglio essere sicuro che tutto sia a posto. Ma allora. Allora, maestro, andrei prima qui. Facciamo il sottobosco. Oh, bene, bene. E andiamo dentro questo... Boh? Una cava? Ah, questo è vero, era la zona di Hull, senza essere a Hull. In superficie, sì. Esatto. Qui c'era l'orsetto abbracciatutto e giusto è lui anche. Ma guarda, bro. Allora, io adesso lascio la mia roba. Prendo lo scudo. Prendo questo. E ci divertiamo. No, 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 ci divertiamo, brutto coglione. Capito, non ti potevo perriare prima, ma ora sì. Perché ho il potere della magia di Ray Alucaria. Di Ray Alucaria. Però devo essere dritto verso di lui. No. Bella. Devo abituarmi.
E devo prenderla a due mani perché senza la runa altrimenti non faccio un cazzo. Oh, un corno emergente. Bene. Uld. Il palazzo era di Uld, però le rovine del sottosuolo erano di Ul, vero? Non ricordo male. Bravo, ricordi bene. UHL. Oh no. Oh no. L'ho vista quella sono freccia, loro. Cazzo. Again. E sono quelle ricercanti queste. Vabbè, da qua non mi prende. Però qua tocca trottare, eh. Cristo. Tocca trottare qui, maestro. Lasciare l'arco con il senno di poi non è stata una grande idea. Perché tu mi hai detto che dopo una hit loro non tirano più quelle frecce. Vero? Esatto, è la piccola chicca. Quindi provare a tirargli quantomeno una freccia. Va bene anche una freccia, giusto? Non deve essere un colpo melee. Qualunque cosa. E allora Call of Duty, ragazzi. Colpito. Perfetto, disattivato. Chissà se lo patcheranno, se è intended. Ma non credo sia da patchare. Intanto è talmente una cosa specifica. Oh cazzo, sono di nuovo infatti. Con questa armatura viaggio sul filo del rasoio. Cioè appena mi metto qualcosa in più sono bello che fottuto. Però abbiamo ripreso delle cariche d'Estus. Attenzione. Dell'Observatio. In realtà colonne molto simili a quelle che si trovano sotto. È possibile che la civiltà di Nokron sia regredita verso il sottosuolo e che un tempo fosse anche in superficie? Ah, può essere. Perché è quello che sembra raccontare questa zona, no? C'è un gigante, credo. Cosa? Non è un gigante, è il Cristo di Campanone. Sì? E c'è anche un oggetto lassù. Ok, saliamo. Piano piano ci arriveremo. Senza fretta. Senza fretta. Oh, Cristo! Che bastardi. Andiamo subito a seccarlo, ma non prima di esserci fatti lui. Cazzo, è range anche qua. Ma vai a cacare, pezzo di merda. Loro devono essere fatti con strategia. Mi sono seccato due sì. Sarà complesso. Ok, fortunatamente qui siamo vicini. Ok, lasciamo che... Troppo veloce. Corriamo. Corriamo per ora. Dobbiamo solo recuperare le rune qui. E non essere sotto tiro di Franco. Quindi corriamo. Dovremmo essere sotto tiro qui. Ok, ma da una freccia normale, quindi si gode. Come? Come? Ah, cazzo, sì, ho capito come. Intanto piglio le rune. Poi ne parliamo. Allora, qui non sono sotto tiro. Okay. Dobbiamo farli purtroppo con strategia loro. Purtroppo. Vabbè, sì, 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 insomma, ti tocca. E non possiamo andare baldanzosi. Venite, venite. Via, indietro, indietro. Siamo purtroppo sotto tiro. Lui tira frecce normali, fortunatamente, ma ce ne sta per arrivare in 3, 2. Fortunatamente. Non mi ha preso.
È ora di corsa, di corsa. Lasciamo che tiri. Non ci prende qui. E infatti. Let's go con l'attacco caricato più forte che abbiamo. Perfetto. Ora proverà a tirare una freccia. Ah, ce la fa l'amico dietro, cazzo. Attenzione, attenzione, siamo in range di kill. Crolla adesso. Ok, buono. Ok, buono. E questa è una bella kill. Let's go, bevino. E ora ultimo assalto. No, bastardo. Tu ti prendi un Perry adesso. Tu muori di Perry. Tu muori col disonoro. No, non metto a due mani perché te ne voglio fare un altro, hai capito? No, no. Oh, cazzo. Oh, cazzo. È fin troppo veloce sto Perry. ce la farai, troverai il... No, 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 è molto comodo, eh. Oh, una grazia, proprio sulla testina di Hull. Anche se non si chiamerà Hull, palesemente, però. Del saggio, insomma, mettiamola così. Nuovo livello ce la facciamo? No, per pochissimo. Ah, però aspetta, il seme d'oro lo uso, che cazzo. Ne ho tipo due. No. Buono. No, solo uno. Beh, però 9 Estus non male, no? Soprattutto ora che tutto fa dolor. Ok, dicevamo. Dov'è il campanone gigantesco? Lì sopra. Quindi in teoria, se andiamo avanti lo becchiamo. Ma prima io voglio andare qua. Ci siamo dati un ordine mentale di esplorazio e dobbiamo farlo. Perché altrimenti diventiamo scemi. E attenzione, perché qui con la paura delle frecce potremmo perderci degli ingressi per dei... Ah, ma aspetta, io ora qua ho... Sono seduto alla grazia, sì. Quindi dobbiamo andare veloci. Relativamente, ma veloci. Per andare verso il burrone, mannaggia al cazzo, questi cosi mi mettono ansia. Dove devo andare? Non vedere neanche la mappa. Beh, a cavallo tanto godo, eh. Anche sì, troppato. Sì, sì, sì. Depredo. Buono. Però dicevo, non riesco ad andare in fondo al bosco così. No, perché c'è una barriera di schifi. Però posso forse saltarla? Un po'? Sì, posso. Guarda, guarda, esplora. Sì, si può, si può. Perfetto, e qui volevo andare. Voglio capire che cazzo è quella robetta lì in fondo. Avendo cura però di fare muro muro. Perché qui è dove si nascondono... Aia, oddio, oddio. Basta, basta torrent. Oh no. Ora si può riprendere torrent volendo. E continuiamo l'esplorazione boschiva avendo cura di fare muro muro, onde evitare di perderci qualcosa. Non sembrerebbe esserci nulla. Ok. Un oggetto. Ho una foglia capillare. Ho sentito i fischi di questi stronzi. Oh cazzo. Easy rune. Easy rune. Ah sì sì, assolutamente. Ma
Maestro, se lo faccia dire, non ci sono più gli orsi. Un giorno scoprirai che i veri eredi dell'Elden Ring sono loro. Gli orsi. No, non... perché non è andato di sotto? L'abbraccio Nomura che ti porta nella darkness. Oh no. Aia. No, 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 ti pago. Credimi, tutte le tue offerte di denaro devi tenerle per il momento che ti ho anticipato. Sì, me l'hai detto che c'avrò il mio momento, ti prego, ti pago. Sì, promesso. Ti fa proprio roll, cioè roll trap in realtà quella presa. Ti fa pensare che arrivi in un momento, ma non lo fa. Esatto, devi impararla. Ragazzi, rune facili? No! Vabbè, rune facili lo stesso. È stato localizzato in italiano questo gioco. Rune semplici? Rune semplici? Ragazzi, rune semplici. Mi sembrano rune piuttosto semplici. Io andrei di Kukri, ma certo. Ok. Purtroppo ragazzi, gli orsi hanno questo difetto, che sono semplici. Ma quello è un altro. Non può essere lo stesso. Ce ne sono due qui, maestro. Di cosa? Di campanari. Eh sì. Anzi, tre. Tre? E dov'è il terzo? È non lontano da te, in realtà. È caldo a pochi metri da me? Vuole suonare, vuole che tu suoni la sua campana. Esatto, esatto. Credo sia qua sotto la grotta, però. Non mi conviene quindi esplorarla ora se sono qua sopra nell'altura. Perché significherebbe scendere in profondità e perdersi tutto quanto, appunto, l'esploro della parte alta di questa zona, di queste rovine. Che dici? No, no. Lo rimandiamo a un secondo momento, allora. Pensavo che fosse poco più basso. Ci sta. Ma è a fanculo, raga. È probabilmente una grotta, ma è a fanculo. Quindi... lasciamo perdere e andiamo verso questo laghetto. E quindi in teoria verosimilmente verso l'albero madre, minore e la campana. Ma mi spiegate com'è possibile che è già mezzanotte e un quarto, ragazzi? Non abbiamo fatto niente. Cioè non è vero, abbiamo fatto la challenge, abbiamo lanciato le birre, però... abbiamo parlato di Ranni, abbiamo parlato agli sgherri di Ranni, però... sempre troppo poco. Sempre, lo so, è dolorosissimo. Dove cazzo sto andando? Qua. Devo tornare nella strada principale. Che però ho torrentato come uno stronzo, quindi ora posso detorrentarla all'indietro? Forse sì, ma con un circumnavigo interessante. Certo, certo. Ecco. Amico. No. Sì. È il no droppo. Eccolo. Abbiamo sia l'albero che il campanaccio. Allora, la campana, se non sbaglio, aveva quella meccanica del togliere gli scheletri. Ah, minchia, sono tre. Effettivamente. Te l'ho detto, sì. Quanti cazzo sono? E qui ci possiamo duplicare le rimembranze, abbiamo detto. Mm-hmm. Non l'ho mai usato questo effetto, però. Non mi sembrano ancora. Quindi qui ci posso fare il doppio Godric. Esatto. Ih, salta fortissimo. Ok.
Vabbè, qui quanto danno fai è irrilevante. Il punto è toglierli tutti. Qui tocca saltare. Ok. No. Ok. Via. Ok, ne ho visto un altro po' di schifetto. Ok, buono. Un altro po' di schifetto è qui. Quindi anche queste campane, ora lo posso capire, sono state contaminate dalla morte. Dall'antica, da un'antica morte, sì, esatto. Sì. Quella che viene ancora facile. Via, 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 via. Penso si stia per piantare. Ok. È andata. Beh, proviamo il rimembro. Di nuovo un corpo al centro della struttura. Non posso duplicarla? Perché l'ho già usata? Dovevo evitare di trasformarla in arma, maestro? Perché? No, 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 no. Allora, qui... Ah, ok, hai trovato... Ok, ok, non preoccuparti. Allora, qui c'è una stupidaggine di meccanica poco sensata, diciamo. Mm-hmm. Ossia... i campanili senza campana non possono duplicare tutte le rimembranze, ma non ti viene mai spiegato. Ah, perché questa non suonava. Esatto. Ah, ok, ti ringrazio per avermelo anticipato. Beh, andrei dall'albero madre. No, oddio, prima il... Sì, andiamo prima dall'albero madre e poi però andiamo anche in questo laghetto qui, che è un altro punto di interesse peculiare. Qui tra l'altro ci siamo già stati. Oh ragazzi, non abbiamo esplorato poco di Liurnia in queste live comunque. Per niente. Quindi esistono rimembranze minori in qualche modo. Esattamente. Oh Cristo. Devo mettere vitalità, amici. Guardate quanta poca vita ho. I prossimi livelli vanno tutti in vitalità. Non c'è verso. Ah, stanno pregando. Come facevano alle porte di Nokron davanti a quelle strane stele. Mentre i topi li guardavano in adorazione, ti ricordi? Mm-hmm. Che ti permettere? Non dovevo bere adesso. Non ti permettere. Non ti permettere. Insomma, lascia i cucri. Ho i cucri a posto. Cazzo me. No, ho bevuto per sbaglio. Vabbè, c'ho i cucri. A che serve combattere quando hai i cucri? Eh? Only cucri run? Oh. Tanto costano 60. Eh. È anche una run piuttosto economica. Invece di livellare, cucri. Smart. Oh, attento. Aia. Ma non sanguina. Oh, che cazzo. Alcune creature sono immune. Lui è fatto di legno. Senso. Ok, devo combattere.
Oppure posso tirare altri cuochi. No! No! Cavolo! Ho creduto troppo nei cucri. Non dovevo. Non dovevo. Too much cucri faith. Too much cucri. Cucrata unlucky. Devo stare attento ora, Perché se me la gioco male, mi ammazzano sulla strada. Queste cazzo di frecce pazze. Ecco appunto. Albero madre da quella parte. Vabbè, devo salire. Per ora devo semplicemente salire, poi vediamo. Ok, via. Salta. Lo sapevo. Salta. Cristo, bevi. Ma non avevo questa grazia. No, alcune non è facile trovarle, No, ma l'avevo attivata. Ah, ma perché mi sa che sono respawnato da Marika. E questo è un altro di loro. Mi sono perso. È naturale, è un labirinto questo. Come ho fatto a salire in prima battuta? Vabbè, da te torno più tardi. Ok, questo è il laghetto che volevo esplorare. Ricordiamoci che devo ancora esplorarlo. Ma adesso è l'albero madre che voglio, che è quello. E qui c'è un'altra grazia ancora, prendiamola. Scendi, scendi. Prendiamola, che questa ci conviene. Bene. Non stare attenti, a volte non convengono in realtà le statue di Marika. Mi ha fatto respawnare a fare in culo. Ora, per salire, posso fare il giro? Probabilmente sì. Però non sono andato di qua la prima volta. Ma dovrei comunque riuscire a beccare l'albero. E infatti è così. Ok, giochiamola pulita. Giochiamola pulita. No cucri, no bullshit. No, ce l'ho una mano. Non sei ancora pronto a... No, purtroppo no, senza la runa di Godric no. Bro. Un attacco caricato del PAV. Mi spiace, ma... Loro vanno uccisi perché altrimenti diventano veramente fastidiosi. Sì, a voglia. Però guarda cosa posso fare. Mi rendono più veloce questa esecuzione. Yes, bravo. Pensa a affrontare un albero madre minore con degli scheletrini. Quanto poco PAV questa cosa. Bene. Adesso però tutte le Estus, amico. Aia. Bevi. No. Via. Minchia quanto gli faccio con la spada però. Cioè i cucri fanno male, ma la mia spada fa più male. Oh, dove sono? Beh. Oh no. Oh no. Aia. Non puoi ammazzarli. Via. Aia. Vabbè, è morto, raga. Merda. Scoppiato, ragazzi. Let's go. E ci riprendiamo anche le runelle che ci han culato prima.
Lacrima spezzata del velo della magia, del fulmine e sacro. Credo che aumenti allora il danno di questi elementi a occhio e croce. Esatto. Sì. Lacrima di cristallo formatasi per secoli nei luoghi benedetti dalla generosità dell'albero madre. Quindi in realtà l'albero madre ha comunque non solo tutte le forme di vita, ma anche reminiscenze dei poteri. Cioè può... Esatto, contiene qualunque cosa, sembra. Può lacrimare fulmine, fuoco, magia. Sì. Eh sì, praticamente questi infusi, guardate, l'infuso ottenuto potenzia per un periodo gli attacchi sacri, fulmine e magici, può essere mischiata nell'ampolla di balsamo portentoso. Non utile per la build di Parv, però importante comunque. Altro che, è un sintomo importante di ciò che è l'albero madre, l'ordine aureo. Ascoltiamo bene, alzo un po' il volume. Magari c'è un altro pipistrello che canta. Te lo ricordi, no? Come no? Ma non sembrerebbe così. No, maestro, non sembra. Non credo vi siano altri premi, ma del resto, insomma, ne ho avuti diversi da questo boss. Per lustro, però, per scrupolo definitivamente. C'è questo vaso, ma è un vaso rotto. Ci sono diversi vasi rotti. Non ricordo la presenza di vasi rotti nell'altro albero madre minore. Non... No, forse... Oh, ce n'erano, un po', sì. Pochini. Sì, sì. E allora forse ero meno vicino alla loro figura e me ne sono accorto poco. Direi di andare verso lo specchio d'acqua che avevamo individuato prima. Che in realtà è lui. È quell'altra campana. Allora, Liurnia non è grande secondo me come Sepolcride. Però è comunque enorme. Sì, diciamo che è grande... leggermente, forse meno, ma in realtà più che altro è che è estesa in un'unica mappa che porta a una certa confusione nella sua ampiezza. Non è Sepolcride est, ovest, sì, è sud, vero. È il lago di Liurnia. È anche un po' labirintica. Eh sì. Peraltro adesso ci tenta quella chiave, ma no, non ci andremo. Aspetta. Rispondo un ragazzo. Non ci andremo in grembo a Reia Lucaria. Prima il resto. E poi c'è tanto da fare, ma non pensiate che sia così tanto, eh. Oh Cristo. Il timing di questo salto mi manca proprio, eh. Fortunatamente non è tweet che io uso di me, quindi. Oh, ti prendo. E invece mi ha preso di nuovo. E neanche questo suona la campana. Esatto, sono minori. Quindi c'è solo un campanaro. Per ora. What? Ma aveva ancora roba addosso. Vabbè, bella. Quindi forse serve togliergliene un po'. Ma non del tutto. Perché vi assicuro che aveva ancora scheletrini addosso. Beh, buono, anche questa è fatta, via. Cos'era questo? Boh. Beh, tanto questo lo dobbiamo esplorare, quindi bella per noi. E qui, al solito. Niente rimembre. Osserviamo bene l'interno, ma correggimi se sbaglio. Same old, same old. Ci piove dentro? Com'è possibile?
non è ovviamente qualcosa di logico, cioè non è diegetico, mettiamola così. È una puttanata? Sì. Ok. Pensavo di aver scoperto tipo il segreto pazzo. No, niente segreti pazzi. È una minchiata e basta, ok, fantastico. Allora, maestro, dobbiamo segnare nuovi waypoint. Beh, qui abbiamo osservato tutto, ma questo non sappiamo cosa sia, perché non siamo stati nella parte alta. Queste mura sono interessanti, potrebbe essere un accampamento. Questo l'abbiamo già segnato. Questa zona qui potrebbe essere qualcosa di ulteriore. E anche questa, in verità, ma tanto la esploreremo naturalmente. E poi, in realtà, di questa parte nord ci manca giusto questo bosco pazzo. Qui chi c'era? Ah, la legge dita. Che però non è questa. No, questo è il maniero. Quindi noi abbiamo trovato questa. Ma non abbiamo trovato questa, però mi avevi detto che le leggi dita ce le segna indipendentemente. Sì. Poi. Quindi non ci sei stato, ma... Questa zona qui ci manca tutta. Completamente. E poi l'Agopoli. Ma non prima di capire che cazzo sia questa regione, che penso sia ancora Liurnia. Perché guarda, il nastro di Liurnia sembra un po' tagliatino. In teoria questa è ancora Liurnia. Penso. Cioè, oddio, Leyndell è qui. Potrebbe come non potrebbe. Comunque, quindi ci segniamo che scegliamo le gemme, ok, per le rimembranze. Una è qui. Una è, boh, non mi ricordo, ma più o meno vicino all'albero madre. E l'altra l'abbiamo già segnata. Continuiamo su. Continuiamo a scalare. Che ne dici? D'accordissimo. Cioè, ovviamente mi devi dire tu quando fermarmi, perché è mezzanotte e 40, però... Beh, in realtà a questo punto... Io continuo finché mi dai... Tu sei nell'esplorazione di Liurnia, nel senso... Visto che faremo un New Game Plus in cui ti potrò portare a un percorso meno libero che ti conceda dialoghi particolari che in un open world, andando come tu preferisci, non potresti mai ottenere senza delle spinte che, appunto, disponendo di New Game Plus non è interessante darti, perché certo, andrebbe a togliere una certa componente di libertà. Qui non è che hai un vero e proprio finale, certo, sei troppo aperto agli urni per, però un finale posso dartelo. Okay. Cioè, ti posso dare un puntino sulla mappa. E quindi deciderai tu quando chiedermelo e te lo do. Va bene. Allora, per il momento. Beh, in realtà vorrei continuare a scalare, ma non capisco come poterlo fare. Voglio arrivare a quella fortezza. Forse attraverso del sano Weirdir? No. Miyazaki non me lo permetterebbe. Vero? Il sacro Weirdir. Sì. No, qui non è possibile fare del Weirdir. Il Weirdir si può fare in pochissimi posti e non per raggiungere... È un po' particolare il Weirdir in Elden Ring. C'è del weirdume, un giorno te lo farò vedere per ridere. Ok. Comunque, in teoria la mappa segna qui come possibilità di sopraelevo, no? Vediamo se riesco a leggerla decentemente, sta mappa. Mi perdonerete se la apro in continuazione, ma è per comprendere. Io devo fare il salgo da lì. Devo salire qua sopra. E infatti, eccoci. No, non è vero. Però qui c'è del Weirdir, dai. Non mi prendere per il culo, qua c'è del Weirdir. Non è vero. Ma che cazzo? Ma dove? Come cazzo ci si arriva, raga?
Forse da sopra, da questa strada, allora. Sai che c'è un brillume, ma una cosa alla volta. Non c'è modo di salire. Sto... Salire dove? Guarda. Qua sopra. Più sopra. Ah, forse ho capito dove andare verso la fortezza pazza. Non c'è modo. Sto davvero circumnavigando il... A meno che non ci sia una corrente folle, non capisco come arrivarci. Questo è il tipico punto in cui mi serve appunto una corrente, tanta buona volontà. Non c'è nulla. Devo scendere più giù allora. Magari c'è una corrente qua sotto nella zona in cui abbiamo trovato il grafo pugnale. Might be. Quando sono venuto qui per il grafo pugnale avevo solo fame di conoscenza. È vero, esatto. Cazzo è quella roba. Però diciamo che il modo di salire lo hai guarda dove sbircia. È uno stendardo fantasma. Sì, parrebbe. Da qui si scende però, mannaggia al cazzo. Questo è fatto per scendere, mica per salire, vero? Sì, è fatto per scendere. Però se guardi la mappa puoi notare come vengono rappresentate le depressioni e capire dove si raggiunge la parte elevata o da che percorso, che comunque è bello lontano. Oppure ancora da qua. È bloccato. Guarda, oppure ancora da qua. Guarda, si vede proprio la salita. Se tu guardi, è tutto tagliato. Il bianco, lì, sì. Il bianco è in alto. Vai verso nord. Continua a andare verso nord così. Fermati. Vai leggermente a sud-est. Ok. Continua. Sud. Ecco, vedi la salita dalla tua sinistra? Questa qui. Giù, un po' più in alto. Questa. Però sì, è quella. Ecco. Lì, e la destra, esatto, è quella. Mm-hmm. Ecco, ma allora vuol dire che qui è finita in realtà la mia... Tu per raggiungerlo dovresti fare... Il ponte. Il ponte è crollato. Dal maniero. Esatto. E let's do this. Se per te va bene ed è vicino al finale che pensavi, eh? Sì, tranquillo. No, il mio finale è molto... è immediato, ovunque tu sia. Ah, addirittura. Tu esplora dove vuoi. Ma sto lupo c'era? Sì. Zero. Devastato. Forse conviene andare fuori, però, perché qui sono dentro il maniero. Dall'ingresso, secondo me, facciamo prima. Perché non abbiamo al solito esplorato nulla. Il godimento è sacro. E noi... Allora, guarda, intanto cominciamo allora andando qua. Ehi, signor stregone. Lei ha droppato. Ah, sono al corno, vabbè. Quello è il maniero. Vediamo un po' questa zona lacustre che... Oh! Un cazzetto da uccidere. Quelli invisibili. Sì. Sai che dava ceneri? Di solito. Ma questo dall'Elden Ring mi stai suggerendo questo? Intero. Sì, certo. Ok, lo aspetto qui.
40 anni dopo. No! Lo intercetto, lo intercetto. È tutta strategia qua. Dov'è? Dov'è? Maestro. Oh oh. Pestone brinoso? Io ti consiglierei di provarla. Il pestone brinoso? Potersi scoprire gli effetti del freddo e cominciare a esplorare la potenzialità delle weapon art. Diciamo che pestone brinoso è una di quelle cose che ti farà capire il potenziale delle libertà date al giocatore. Sferra un violento pestone a terra, spargendo intorno una scia di foschia gelida che provoca assideramento, usabile su tutti gli armamenti da mischia. E però ovviamente sulla mia ascia, perché questa qui no. Esatto. Questa è special. Ok, quindi questa... Ma quella? E questa roba qui? Sai, sì? Che cos'è? Peculia! Molto! Cavallo! Incastonata nella roccia. Curbo ordine aureo, però, quella roba lì. È molto poco Regia Lucaria. È molto poco Caria in generale. Quindi quello è un insediamento successivo al matrimonio. Una costruzione più che insediamento. Però, noi dobbiamo capire come cazzo andà. Ah, ma forse dovevamo andare sulle torri e poi gira così? Ma è possibile farlo? Dovevamo andare alle tre sorelle? Perché mi sa che qui mi becco il poggers uguale, perché... Non credo che sia possibile salire. Quello è uno scendino. Vediamo se ci sono delle correnti. Se non ci sono, mi sa che bisogna andare dalle tre sorelle, poi girare. Esatto, esatto. No, niente corrente ascensionale, quindi direi che andiamo all'osservatorio e poi giriamo. Anche perché lì alle tre sorelle eravamo incantati dall'idea di trovare Ranni, ma in verità... Potrebbe tranquillamente esserci la stradina per andare oltre. No? E se non sbaglio si può anche torrentare qua. Ecco, basta girare così. E infatti. That's the strada. Ecco, Liurnia è molto più tortuosa e meno lineare di Sepolcride. Sepolcride è un'enorme area tonda. Con un po' di verticalità, ma comunque tonda. Questa invece è serpeggiante, eh. Liurnia è un vortice intorno al lago. Sì, vero. È proprio un vortice attorno al lago. Chissà che non sia un richiamo al Maelstrom. Congela armamento. Molto è legato al freddo qua, vero? Eh sì, ma l'abbiamo visto, no? Che comunque anche Nocron, i soldati da draconidi erano legati al freddo, quindi ci può stare. Crepa. Qui ci stiamo avvicinando a un marinaio pazzo. Che ne dite? Qui ci starebbe anche una Katak tra pochino, eh. Un po' il puzzo di catacomba lo avverto, ecco, mettiamo così. Secondo me qui un marinaio ci potrebbe stare. Ah, ma ci stiamo avvicinando velocemente a quella struttura che vedevo in lontananza, eh. Cavolo. Facciamo il controllo. Cavolo, sì. Che non ci sia nulla. Per ora no. Ok. Non è che ci sono spade lunghe qui da qualche parte? Qualcuno vuole raccontarmi una storia? Ah, sì, Qualcuno vuole fare del racconto? Proviamo ad andare al forte. Facciamo tutta la stradina a sinistra. Cioè, una prigione! Si gode! La prigione è sempre emozionante, eh? Però non era segnalata come tale, guarda. Beh, dipende
da come viene visualizzata dal satellite, diciamo, però sì, qua dimmi, l'hanno resa meno esplicita. Dimmi che è una sfida al core, ti prego. No. No, non lo è, però ti divertirai. Ah, è un gigante. Maestro. Madonna. Maestro. No, intendo dire, il gigante non è, è grosso, ma non è proprio un gigante. È quello dell'altra dimensione. No, no, sì. No. Intendevo un gigante dell'altra dimensione, non quelli di fuoco, ci mancherebbe. Poraccio, madonna, che bello. Bello però, grazie della lore, bro. Esatto. Oddio, ora m'ammazzo. E fammela fare una gesture, dai, bro, fammela fare. Oh no. Comunque dai, evoca meteore da un'altra dimensione o quantomeno dallo spazio lui. Le richiama magari dal cosmo, esatto. Mi fai sedere per l'amor del cielo dopo il Perry, dai. troppo tardi. Vabbè, muori. Boom. Mi sono stancato di giocare. Ai 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 ai. Questa è una lettura interessante. Eh sì. Ne abbiamo due da leggere, in verità. Queste sono spelle, le ho scialtate, eccole qua. Stregoneria è comunque definibile scintipietra, che manipola le forze gravitazionali. Però ecco, non mi aspetto proprio che questo tizio sia uno studente, quindi è innata in lui la stregoneria scintipietra. Poi, tramite la stregoneria, tramite lo studio, l'intelletto, sì, esatto, puoi evocare un potere che però per questo gigante è nativo, secondo me è istintivo. Mm-hmm. Evoca un vuoto che genera una pioggia di piccoli meteoriti. Un vuoto, eh? Un vuoto. Quindi vengono da una sorta di void questi elfi. Questa stregoneria proviene dai lord di... cosa? Onice? Dalla pelle di pietra. Riveriti come lord per timore della loro potenza distruttiva. Quindi questi giganti vengono definiti lord di Onice dalla pelle di pietra. E sono obiettivamente dei giganti, non chiamiamoli giganti per omonimia, degli elfi di pietra di un'altra dimensione o comunque spaziali, che avevano una potenza distruttiva e per questo sono stati imprigionati. Mm-hmm. Ma gli sciamani che abbiamo visto a Sepolcride hanno il potere di evocarli. Ti ricordi? Esatto, che facevano il rituale. E poi abbiamo visto questo, congela armamento. Conferisce assideramento all'armamento nella mano destra. Stregoneria attribuita alla vecchia strega delle nevi. Sarà Ranni? Questa stregoneria può essere lanciata in movimento. La gelida vecchia... ah, è la maestra! E allora è Renna. Non mi prendi per il culo, Martin, tu e i tuoi nomignoli del cazzo. È Renna. I nomini. Questa, esatto, è Renna. Esatto. Renna è la vecchia strega delle nevi. Ci sta perché... ragazzi, la Renna di Babbo Natale. Cioè, non vi sto prendendo per il culo. Magari è un nome ispirato alla Renna. Però... Allora, qui possiamo andare praticamente quasi sul God Mode. Allora, sono d'accordo, okay. Renna è la strega. È la strega delle nevi, dai. Però non mi sconfinferà molto una cosa. Dimmi tutto. Ha un nome un po' troppo vicino a Rennala. Ranni. Nel senso, mi puzza un sacco che se Renna è la strega... Sorella?
Cioè, Renna, no? No, no, è se, se Ranni fosse la sorella di... Ma Renala? La strega è... La strega è... Quindi, cioè, dovrebbe essere figlia di Renala anche la strega. Cioè, il fatto è questo. Capisco tutto, ma se Ranni è la figlia di Renala e Renna è la strega delle nevi, se mi li rendi due personaggi completamente scorrelati, un po' mi fai puzzare il naso. Ma non sono scorrelati. Che... Ah, tu intendi a livello di parentela? Eh sì, dai, cioè, ma scusa, la strega delle nevi che viene da fuori, chissà dove, da quale posto, si chiama Renna e Ranni è la figlia però di Renala, quindi o è una sorella ed è la sorella maggiore. Vabbè, nulla vieta che l'abbia fatta. Bisogna cercare di capire poi in futuro Renna da dove viene, però intanto good catch, esatto. Renna è una vecchia strega. O è la mamma, è la nonna. Chissà. Cioè la mamma di Renala. Renna Ranni. Già così mi anche perché Renna, Renna Renala. E mentre Ranni aggiunge Radagon. Esatto, ci sta. Attenzione. Eravamo diretti verso qui. No? La facciamo, no? Ragazzi, continua così, va avanti fino alle 5, ve lo dico, eh? Ma perché è proprio relaxing in verità. E voi direte, ma sì, che davvero? Sì, è turbo relaxing, è turbo chill la parte open world di Elden Ring. Vai, ammazzi, ogni tanto mori, ogni tanto fai ste cazzate perché sei un coglione e ti chiami Sidonia. Ma è turbo chill nonostante io sia coglione. Ma io non vedo più il suo schermo. È crashato un po' di tempo fa. Ma il mio tu lo vedi? Sì. Okay. Altrimenti sì, sarebbe un casino. Dai, ragazzi. Renna è la nonna di Ranni. Ed è la mamma di Rennala. Cos'è quello? Bro, cos'è quello? Oh, c'è un... Ma che... Oh. Ma come ho fatto a non vederlo? È abbastanza visibile. Ah, ma perché in realtà sono andato tutto a sinistra apposta per fare circumnavigo. Ma è un nemico? Sì. Oh, Cristo. Mi ha visto, vero? E va bene, ragazzi. L'avete voluto voi. Kukri! Coltelli da cucina. Kukri! No more Kukri! Scintipietrico il ragazzo. Aha. Quindi sei un animale da compagnia? Di carie? Sembrerebbe, no? Però c'hai anche un po' un colore aureo. Mi piace questa affermazione, mi piace parecchio. Sì? Molto, ti dirò. Cosa sei, l'animale di Radagon e Renala? Feroce come Radagon e magico come Renala? Campione. E stronzo come... Stavo per bestemmiare. Aia. Ti prego, bevi. Però guarda, c'ha proprio le spade cariane della... Cristo, non ho mai fatta sta roba. Ho perso tutte le anime. Vabbè che era... No, forse era... Oh no. Ragazzi, ho spaccato tutto. Che è successo? Sono un coglione. Minchia, ma sei entrata tipo in un secondo. Ah, quindi era da tanto tempo che stava succedendo. Ah. Ragazzi, ma quante anime avevo? Ma non tante, vero? O tantissime? No, avevi livellato forse. Non credo. Secondo me avevo un botto di anime. Ma secondo me ne avevo tipo un boato, tipo 30. Vabbè, ragazzi, è andata così.
Per la lore si fa tutto. Sì, 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 sì. Era un livello, vediamola così, era un livello. E ci sono state tante invasioni che mi hanno dato un sacco di leveling, eh. Vero. Quindi... Però... No a queste disattenzioni, eh. Ok, che è tardi, Sidonia, ma... È vero, è tardi. Però sto gauntlet non è semplicissimo, perché... No, per niente. Gli altri lupi ti attirano l'attenzione, e lui però ti ammazza. Lui ci sta un po' bestia regale, eh. Però è un po' lontano da... Oddio. Stavo dicendo un po' lontano dal palazzo reale, ma io non so dove sia. Vabbè. C'hai un po' rotto il cazzo, però. Mannaggia, quant'è veloce quella spell che fa. Cioè, più veloce lui del drago. Preso. No, no, tu mi darai la lore, amico. Mi hai tolto le rune, ma mi darai la lore. Dai qua. No! Non ho droppato niente. Lo odio. Ok. È un invito ad andare lì, però sto lupo, cazzo. No. È un invito ad entrare lì dentro. A esplorare. Era qui in un Obvio cimitero, quindi sembrava commemorare Michela? Ah. È pieno di gigli di Michela. Forse quel lupo aveva in qualche modo a che fare con Michela? Era qui per piangere la sua morte per mano dell'All Hearing? Chi cazzo è Michela? Allora, dobbiamo un attimo riassettare la nostra esplorazione, però. Dobbiamo procedere di qua. Wow! Sono delle sentinelle albero quelle. Ma come faccio ad arrivare lì? C'è un'altra strada ancora. Madonna, quant'è tortuosa questa liurnia! Come arrivo lì? Da quale punto? Ok. Quella è la strada. Ma è proprio da un'altra parte. È la zona che sto cercando di raggiungere disperatamente, cazzo, ma... Come? La mappa ti può sempre dare consigli. Qui sembra esserci una giuntura. Però... Mi sembra abbastanza esplicito. L'avevo già vista, ma non mi è sembrata poi aiutarmi così tanto. Forse non sono stato abbastanza persistent. Oddio, lo sapevo, cazzo, lo sapevo. Vabbè, tanto siamo qua. Sicuro non respawna il lupo. No, il lupo è speciale. 100% che non respawna. Non penso ci siano oggetti non esplorati qui, amici. Non penso proprio.
Basta, lupi. Basta. Allora. Dove cazzo è la congiunzione? Ce la posso fare. Saidonia può superare il suo problema di orientamento. Ok, qui c'è una specie di ponticello pazzo. Tanto ormai ho 1000 rune, posso perderle morendo, precipitando. Ma qui muoio? No, mica muoio se cado di sotto così. Però è qua. Ma qua non c'è nessuna congiunzione. Mica muoio. Maestro, mi sta sfuggendo qualcosa. Adesso, no. Io devo superare questa mia evidente difficoltà. Adesso sbircio. Poi io sono curioso di capire. Aspetta, qual è il dramma? Aspetta, adesso devo guardare. Perché tu ancora non hai capito dove mi sto bloccando? No, adesso ho capito dove vuoi arrivare. Io voglio arrivare di là, ma sei sicuro che ci sia una congiunzione qui? Io non credo. Se c'è, adesso... è molto stronza. Adesso devo assolutamente vedere per capire se riusciamo ad aiutarti. Se ci sto azzeccando o meno. Allora, adesso tu vuoi arrivare? Tu vuoi arrivare? Apri la mappa, dimmi un po', fammi vedere. Aspetta. Sta succedendo qualcosa di magico? Oddio. Emo? Aspetta. Dai ragazzi, è fattibile. Ho capito cosa vuoi fare. Ti prego, dimmi di sì. No. Sì, stop. Secondo me lì sì. Voglio che ci provi. Ed è fatta. Grande. Che Dio. Sì, ma non è... Ta-da! Non è... Fuck. No. Affare complicazioni. Ufficio complicazioni affari semplici, cazzo. Dov'era la strada vera? Era questa la strada vera, mi sa. Sì! Ovviamente. Tipo il ponte. Merda, mi fa male la faccia. Il potere della SIP. Il potere della SIP ti dà modo di vedere trasversalmente tutto. Effettivamente era questo. Cioè, però deve ammettere, maestro, che anche questa sembrava una congiunzione. No, ma sei stato fantastico. Meriti tutti gli onori di Sblumbo. Beh, conviene trovare una grazia e meritarti un bel finale. Ecco. Sì, sentiero del Chad. Esatto. Dove cazzo sono? E sei in un posto super importante. Super importante. Infatti mi sa che visto che troverai probabilmente una certa grazia, e infatti mi sto metterò a darti importanza. Godendo... Non così che la PlayStation 5 piace. Mi sto godendo l'ingresso. Questo, ragazzi, è palesemente un tributo d'amore all'Ordine Aureo. Però sì, non proprio un tributo d'amore, nel senso è un'opulente manifestazione di potere e controllo. Ma cioè, quindi questa è l'entrata per la regione importante. Di Lendel, credo.
bravissimo. Sei in un luogo molto importante. Molto importante. Credo sia l'entrata per la regione di Lander, che non so ancora come si chiami. Questa statua l'abbiamo vista molte volte all'interno di chiese o similari. Mostra, credo, l'estremo sacrificio nei confronti dell'albero madre, il ritorno alle radici, il ciclo della vita, della reincarnazione in qualche modo dell'albero madre. Le donne con le lance invece credo siano nuove. E quindi in realtà Liurnia finisce qui. L'altro. Cosa? Stai andando dritto dentro. Bene. Cioè, proprio dritto al punto. Vabbè, nel senso, adesso si esplora il dintorno, però siamo qua, okay. Siamo in questo finale. Godiamocelo, no? Sono d'accordo. Come dicevo, ci sono anche le sentinelle albero. Non abbiamo mai visto loro statue. Qui attorno c'è un fitto bosco, ma non credo sia il caso di esplorarlo ora. Però c'è una grazia qua. No, non è una grazia. È un... una cenere di guerra, credo. No, pietra da forgiatura funerea e un pipistrello incazzato. Che ne dice, maestro? Entro dentro e poi magari esploriamo i dintorni la prossima volta. Ovviamente i dintorni sempre di Liurnia. Decisamente. Perché qui c'è un circondario importante, però... Oh mio Dio, ma sembra un'arena. Pur non lo è. Guarda le radici. Sono le radici dell'albero madre. Esatto, sei in un luogo molto importante. Sono ancora molto in salute qui, sembrerebbe. Questa è decisamente ciccia da finale. Sì, però non ci sono occhi, vedi? Non sono ancora infette queste. Credo che in qualche modo Morgoth stia mantenendo il suo piccolo paradiso aureo. Parla con Melina! Pipo! Grande montagna. È il montacarichi, le mezze lune! Non potremo andare oltre! Perché dobbiamo ammazzare Rennala sicuramente per avere le mezze lune. O forse no. Però non ho comunque le mezze lune. Quello è un problema, vero? Spoken echoes of Queen Marika linger here as well. Anche qui? Assolutamente, dimmi tutto. In Marika's own words. The Earth Tree governs all. The choice is thine. Become one with the Order. Or divest thyself of it. To wallow at the fringes. A powerless upstart. Ecco, Pav adora, ma da Saidonia rido. È veramente ipocrita. Ah, no, no. L'ordine aureo è incredibile, ma vi lascio la scelta, siete voi, libero arbitrio, potete essere dei grandi, dei fighi, degli splendidi, aurei, caldi, padre di buona famiglia, oppure delle merde, lontane dall'ordine aureo, sfigati. Senza grazia. Senza grazia. Privi di importanza nell'angolo merdoso. Personaggi di background. Nostro... Sì, esatto. Cioè, questo minchia, è Marika... Marika qua è stata veramente cattiva, Marika in generale si è sempre prospettata come un personaggio che è benevolo per coloro che seguono i suoi dettami. È benevolo finché sei con lei, ma se sei contro di lei, credo che anzi sia un dio abbastanza
iracondo e vendicativo, e almeno lo immagino era così. Terrorizzato. Era terrorizzato. Era terrorizzato da Marika, racconta proprio terrore. Marika, più andiamo avanti, più Pav se ne innamora, più Sidonia se ne allontana. Quest'ultima frase è veramente un po' il riassunto dell'Ordine Aureo. Non te lo raccontano solo, come dire, idolatrando le cose positive che l'albero madre incarna, ma anche insultando e schernendo coloro che non lo seguono. L'Ordine Aureo vive anche di ombre gettate sugli oppositori. E il telescopio di Caria non va bene, e l'astrologia non va bene per niente, le stelle lasciatele stare, e chi sta fuori dall'albero madre è un coglione, e chi vive nella morte è bastardo e deve morire, vedi di. Cioè, non esiste in realtà qualcosa di diverso dall'Ordine Aureo, per l'Ordine Aureo. Non è che se lo segui bene, se non lo segui, amen, pace all'anima tua. No, se non lo segui, sei schifoso. Cioè, puoi farlo. Ti lasciano libero di fare schifo, però fai schifo. Però non hai la benedizione, non hai il ruolo, non sei nella luce. Non sei niente. Devo dire che mi manca Gwyn. Oh! Sono serio. Ok. Mi manca... Della serie lui era straightforward, diciamo. Lui era straightforward, ma anche molto furbo. Ed è figo, perché questo mi fa pensare che Marika invece sia una vera dea. Non come Gwyn, dio semplicemente perché è più forte degli altri. Marika si comporta da vera dea, cioè Marika non ha bisogno di scendere a patti. Se stai con me, bene, se no fai cacare, perché io sono una sì. divinità e tu no. Invece Gwyn, sapendo bene che si è autoproclamato dio, bravo, ma non lo è, perché è un gioco di gerarchia di forza con le anime, e Gwyn doveva fare buon viso a cattivo gioco con tante persone. Marika non la manda a dire. È figa questa differenza, è una grande differenza rispetto a la figura lucente dei Dark Souls. Bravo. Diciamo che ti ricordi quando ti ho detto che la storia del Elden Ring è più cruda? Questo è un esempio. È così. Merda, ragazzi, ne abbiamo fatte di cose oggi, eh? Oh sì. Ne abbiamo abbiamo fatto quasi 4 ore, madonna. Ragazzi, è tempo di fare le nanne dormendo su queste belle sip. Facciamo un letto di birre. Scherzi a parte. Bella grazie serata. Mille, grazie mille, maestro, splendida serata. Sono contento. Abbiamo fatto tanto gameplay. Di lore abbiamo... No, oggi si è giocato molto, si è avanzato poco, ma è stato un cerchio intorno a tante cose che ora proseguiranno in diverse direzioni. Sì, sì, perché di loro abbiamo scoperto della vecchia strega di ghiaccio, un po' di chiacchierici sui meteoriti, su questo vuoto che sembra generarli, quindi ci avvicina al concetto di buco nero, spazio, eccetera, 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 in verità non abbiamo trovato tanto altro di mind-blowing. No. Cioè, guarda... E questo lupo arancione, un po' Ordine Aureo, un po' magia scintipietra, stregoneria, ai piedi di tombe che avevano adornamenti fatti da gigli di Michela. Esatto. Poi se uno vuole il mind-blowing è sempre dietro l'angolo, ma tu, essendo arrivato qua, no, ti sei creato già un bel... Esatto, esattamente. Ti sei già creato un finale. Sono soddisfatto, assolutamente. Ragazzi, a nome di tutti bellissimo. E due, grazie della splendida grazie accoglienza delle SIP. Ma poi che bel ricordo, esatto, che bel ricordo, sold out. È vero che non erano, tra virgolette, tantissime, visto l'enorme quantità di persone che è qui con noi, ma cavolo, c'è il sito rotto. Che bello, un bel ricordo. Bello. Vi promettiamo che settimana prossima, massimo quella dopo ancora, ma davvero aiming for settimana prossima, cercheremo di farvi avere una nuova ondata d'ordini, così che insomma tutti quanti possano essere a casa a godersi delle dirette con la SIP. Stupendo. Maestro, andiamo da Diego? Ma certo! Fantastico. Bellissima diretta, è stato stupendo. Già. A prestissimo.
Le auguro una buona notte. Anche a te. Ciao caro. Ciao. Ragazzi, grazie mille. Una sip, due sip, ormai di loro non ne rimane che il ricordo, però buone buone, vi prometto che settimana prossima cerchiamo di averne almeno altre 1000 casse, intendo, non 1000 birre. Vediamo. Non lo so, in realtà 1000 casse non ne ho idea, però 1000-1500 birre sì. Quindi almeno altre 500 casse, dai, proviamo a farvele avere. Così che, insomma, si cominci a servire tutto quanto il pubblico. Il fatto è questo, è che, essendo una birra, non è che uno la compra una volta e poi se la dimentica. Se vi piace, vorremmo fare in modo che voi possiate berla sempre, tutto l'anno, tutti i mesi, quando vorrete. Quindi cercheremo di aumentare la produzione basandola sulla vostra domanda. Di conseguenza ci adatteremo. Signori, scappo. Andate da Diego Fichera Illustrazioni. Buonanotte, vado a riposarmi e domani, giorno di pausa. Bene, bene. Settimana prossima c'è il Fuji, quindi bisogna stare allerta. Ciao ragazzi, buonanotte e grazie.